La seduta è ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa notturna della seduta sono complessivamente 97, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna. Chiesto di intervenire l'onorevole Grimaldi. Prego, onorevole. Sull'ordine dei lavori, immagino, vero, onorevole Grimaldi? Sì, grazie Presidente, ma probabilmente le sembrerà un déjà vu, ma chiedo un'informativa urgente al ministro Piantedosi. Sono state caricate degli studenti e delle studentesse inermi e soprattutto in presidio pacifico in queste ore a Torino. È successo di nuovo, è successo all'Università di Torino, ma la cosa più grave, Presidente, è che questa volta a farne le spese, a finire in pronto soccorso, sono due docenti della stessa università. Quelle docenti erano lì davanti a uno striscione per far sì che non succedesse quello che è successo poche settimane fa. Io faccio un appello al questore di Torino, a chi in queste ore ha mandato dei fogli di via semplicemente per dei ragazzi appesi davanti a una manifestazione in cui si continuava con l'era fossile. Presidente, io lo dico così al ministro Piantedosi: che cosa si sta difendendo? Chi si sta difendendo? Per chi si sta utilizzando questo uso sproporzionato delle forze? Per intenderci, i nuovi studenti del FUAN, per cui erano accorsi più di 50 agenti, erano andati via da diverso tempo. Che cosa servivano delle cariche a degli studenti, a delle studentesse inermi? Che cosa serviva utilizzare la forza contro due decenti che stavano chiedendo di allontanarsi? Che cosa sta succedendo a Torino? Ecco, di questo vorremmo parlare col ministro Piantedosi e vorremmo lanciare un appello a tutto il paese, a tutti i rettori, perché è inaccettabile che le forze dell'ordine entrano dentro le università italiane senza l'autorizzazione delle università stesse. La ringrazio. Grazie onorevole Grimaldi. Riprendiamo il seguito della discussione della proposta di legge numero 1275A abbinate. Ricordo che prima della sospensione della seduta è stato da ultimo respinto l'emendamento Scotto 1.1001. Passiamo ora all'emendamento Mari 1.1002, sul quale la relatrice per la maggioranza e il Governo hanno formulato un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, mentre i relatori di minoranza hanno espresso parere favorevole. C'è qualcuno che chiede di intervenire per le dichiarazioni di voto? Onorevole Mari. Onorevole Mari, prego. Grazie Presidente. Un po' ancora di agitazione. Colleghi, vada onorevole. Ma in modo migliore di chiediamo il voto. Chiedo scusa, onorevole Mari, rinuncia all'intervento formalmente? Perché ci dobbiamo dare? Sì? Sì, chiediamo la votazione. Rinuncia. Allora, come si chiama? No, c'è Aiello. È Aiello. Onorevole Aiello, lei ha alzato la mano? Vabbè, allora lo pongo in votazione. Onorevole Tenerini. Onorevole Tenerini, interviene o meno? Chiedo scusa. No, perdonate. Chiedo scusa. Onorevole Tenerini, prego. Grazie Presidente. Ora non capisco le opposizioni che ora
vogliono anche disquisire sul fatto prego, un membro della maggioranza ci mancherebbe, prego, fare un legittimo intervento stasera. Grazie. Per cortesia. Onorevole Tenerini, la prego. Grazie, no, vorrei intervenire ribadendo ovviamente la nostra contrarietà a questo emendamento, perché come è già stato precedentemente detto, non è vero che la maggioranza si sottrae al dibattito e al problema sul lavoro povero in Italia, anzi è presente, ne è consapevole e ha dettato attraverso il proprio emendamento, dando la delega al governo, la propria linea rispetto alla visione che ha la maggioranza, questa maggioranza, rispetto al problema del lavoro povero in Italia. Noi non condividiamo assolutamente la linea del salario minimo e non lo condividiamo noi, ma abbiamo sentito in questi mesi all'interno delle commissioni, negli interventi in aula, una serie di mistificazioni della realtà che vanno veramente oltre la possibilità di ogni umana comprensione. E mi riferisco al fatto che tante volte in commissione ho sentito dire: ma l'Italia è tra i pochi paesi dell'Unione Europea che non ha adottato il salario minimo. Ecco, io vi vorrei ricordare che di questi paesi 15 almeno hanno un importo minimo sotto i 9 euro che voi indicate, si va da 3 euro a 4 euro a 6 euro a 7 euro e di fatto la normativa, la direttiva europea prende ad esempio il nostro modello italiano, che è al 90% al di sopra della contrattazione collettiva, e indica nel rafforzamento della contrattazione, è più un monito a quegli stati che hanno l'indicazione di legge del salario minimo ma non hanno una contrattazione collettiva forte, è più un monito nei confronti di quegli stati piuttosto rispetto nei confronti di paesi come l'Italia, in cui la contrattazione collettiva è forte e non c'è assolutamente la necessità di imporre un salario minimo per legge, come voi invece in questi mesi volete far credere al paese e ai lavoratori. Allora voi di fatto, e in commissione l'intervento dell'onorevole Cuperlo è stato illuminante, un bellissimo intervento in cui però abbiamo capito tutti che il grimaldello del salario minimo è soltanto un metodo, una metodologia per arrivare poi in realtà a una legge sulla rappresentanza, in modo da fare l'ultimo vero definitivo favore alla CGIL in questa frammistazione di competenze e di ruoli che non si comprendono più, se è la CGIL che guida il Partito Democratico, se è Landini il segretario ombra del Partito Democratico, o se è il Partito Democratico che vuole in qualche maniera aprire la strada a un intervento, a una funzione politica di Landini e del sindacato. In questa maniera non si fanno gli interessi dei lavoratori, non si fanno gli interessi colleghi, dei lavoratori. Colleghi, per favore, colleghi, li sto richiamando. Si fa l'interesse di un corpo intermedio, ma non si fa l'interesse preminente dei lavoratori. In Italia esiste un problema. Cortesemente, colleghi, cortesemente. Di fatto, comunque, come al solito, Presidente, io questo lo devo dire. Abbiamo sentito le lezioni del Movimento 5 Stelle, che a volte ci hanno dato lezioni di moralità e di rispetto di quest'Aula, perché noi interveniamo e parliamo sopra. Ma questo per favore, è il nostro rispetto? Per favore, ascoltiamo la collega Tenerini. Ascoltiamo la collega Tenerini. Quando ci volete dare lezioni, quando volete darci lezioni, per primi, per cortesia, applicatele queste vostre arti morali che ci volete insegnare in tutti questi anni. Comunque, siccome noi non ci siamo sottratti al dibattito, abbiamo offerto invece al dibattito una soluzione che va nell'alveo della delega. Diamo delega al governo di licenziare entro 6 mesi uno o più decreti e diamo una cornice entro cui applicare e risolvere il problema. Grazie. Grazie onorevole Tenerini. Se nessuno intende intervenire, non ho capito, deve intervenire o no, onorevole Aiello? Onorevole Aiello, ho capito che vuole intervenire o meno? Prego. Grazie Presidente. Oggi è una giornata paradossale, Presidente. Avremmo dovuto discutere e votare la nostra proposta di legge a prima firma di Giuseppe Conte, invece ci troviamo qui a discutere di una delega del Governo
che di fatto mortifica il Parlamento e il nostro ruolo di legislatori. Quello di oggi è un assaggio di quello che vorrebbe realizzare il centrodestra con la riforma del presidenzialismo, una riforma che metterebbe fuori gioco le opposizioni e sarebbe tutto appannaggio del governo. Siamo contrari alla delega presentata dalla maggioranza, siamo contrari alla delega al governo sia nel metodo che nel merito. Per quanto riguarda le questioni di metodo, questa delega trasforma una proposta di legge calendarizzata in quota opposizione in una delega al governo. Così si mortifica il Parlamento. Passando invece alle questioni di merito, questa è una delega in bianco, una delega che non stabilisce nulla per quanto riguarda l'introduzione del salario minimo legale in Italia. Non fissa una soglia minima inderogabile come parametro rispetto alla contrattazione collettiva e dà ampio spazio di applicazione a quelli che sono i contratti pirata. Entrando nel merito dell'emendamento, Presidente, con questo emendamento chiediamo al Governo di sostituire il criterio del contratto maggiormente applicato con i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni di datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. Pensare di applicare il contratto maggiormente applicato, cari colleghi, apre a un pericolo di applicazione di quelli che sono appunto i contratti sotto soglie, contratti pirate, contratti siglati dai sindacati di comodo, e questo noi lo eviteremo se appunto approviamo questo nostro emendamento. Siamo stati costretti a presentare gli emendamenti rispetto alla vostra proposta di delega al governo perché è stato l'unico modo che abbiamo avuto per poter correggere il passo, per poter correggere quella che per noi è una delega assolutamente dannosa per il nostro Paese. Presidente, ancora una volta torniamo a parlare di un tema che per noi è molto importante, ovvero l'introduzione del salario minimo in Italia. Italia che, come abbiamo ribadito più volte, è rimasto uno dei pochi Paesi a livello europeo a non aver introdotto una legislazione in tal senso. Nel nostro Paese, nonostante siano oltre 1.000 i contratti depositati al CNEL, molti lavoratori continuano a soffrire una condizione di povertà. Una povertà salariale che è esacerbata dalla diffusione dei contratti pirata e la precarizzazione del mondo del lavoro. Questo scenario non solo mina il presente ma anche il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori italiani, perché a salari bassi oggi corrisponderanno pensioni minime domani. Secondo il Censis, oggi 5,7 milioni di giovani precari, NEET, working poor, rischiano di avere pensioni sotto soglia nel 2050. Inoltre, gli under 35 potrebbero ritrovarsi a pensioni con meno di 1.600 euro lordi a causa appunto della precarizzazione e della discontinuità lavorativa, che è unita a retribuzioni basse e mancanze di garanzie sociali. Nel contesto europeo molti Stati hanno introdotto un sistema di salario minimo legale osservando miglioramenti sia nelle condizioni di lavoro sia nell'economia nel suo complesso. Questo è un dato di fatto. In Italia, secondo l'Istat, un salario minimo a 9 euro l'ora porterebbe benefici tangibili a milioni di lavoratori, 3,6 milioni di lavoratori in Italia. Il governo Meloni ha inizialmente presentato un emendamento soppressivo della nostra proposta di legge, un atto che è stato percepito come un tentativo di evitare un confronto diretto su un tema per noi molto importante e sensibile per l'opinione pubblica del Paese. In seguito si è verificato un cambiamento di direzione. Infine è arrivato l'emendamento Rizzetto, l'emendamento firmato dal Presidente della Commissione Lavoro, che ha mortificato non solo il Parlamento ma anche la Commissione che lui stesso presiede. Questo passaggio è problematico non solo per la sua natura, che svuota il Parlamento del suo ruolo decisionale, ma anche per il conflitto di interessi che è intrinseco alla presentazione di questo emendamento, in quanto appunto l'emendamento è stato dichiarato ammissibile proprio da colui che avrebbe dovuto valutarne l'inammissibilità. Inoltre l'emendamento Rizzetto sembra contraddire le posizioni precedentemente sostenute proprio dal deputato Rizzetto quando militava nel Movimento 5 Stelle. Allora egli riconosceva l'importanza del salario minimo per sostenere i lavoratori più marginali e riconosceva il lavoro come strumento di dignità. La sua posizione attuale sembra andare in direzione diametralmente opposta. La nostra proposta di legge
mirava a colmare appunto questa lacuna e propone di garantire ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi e introduceva appunto una soglia inderogabile a 9 euro lordi. Questa misura è stata pensata onorevole, per proteggere concluda, i lavoratori per favore. Nei settori più fragili e per rafforzare la contrattazione sana da quella che è la contrattazione invece pirata. Concludo dicendo, Presidente, che la nostra proposta si poneva come una risposta necessaria e urgente alla situazione attuale che stanno vivendo milioni di lavoratori poveri in Italia. Dobbiamo agire immediatamente senza alcun indugio per garantire un futuro più equo e sostenibile per tutti i lavoratori italiani, perché sono quelli che permetteranno all'Italia di diventare di nuovo grande in Europa. Grazie. Grazie onorevole Aiello. È iscritto a parlare l'onorevole la deputata Gribaudo. Prego. Grazie Presidente, ma con questo emendamento noi vorremmo provare invece ad affrontare una questione che può apparire di forma ma che in realtà è di sostanza. È di sostanza perché scrivere che si applica il TEC più applicato invece che quello stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale non è esattamente la stessa cosa, semplicemente perché il contratto che vede un'applicazione più diffusa non può essere il contratto con le maggiori tutele e purtroppo appunto la dimostrazione che abbiamo è davanti agli occhi di ciascuno di noi. Sappiamo che abbiamo oltre ormai 1000 contratti pirata che sono registrati al CNEL, quindi attenzione perché la rappresentatività è un elemento di cui dobbiamo tener conto e mi verrebbe da dire ancora di più noi che facciamo politica dobbiamo tener conto di questo elemento. E peraltro lo voglio dire perché oggi c'è stata una importante audizione nelle commissioni congiunte lavoro e affari europei in cui abbiamo potuto ascoltare tutti le parole del commissario Schmit che ci ha ricordato bene tra l'altro come non bisogna mettere in contrapposizione i due elementi e cioè da un lato il salario minimo e dall'altro la contrattazione collettiva, ma al contempo ci ha detto sostanzialmente ci ha fatto capire che il nostro è un paese che ha la necessità di introdurre un salario minimo legale proprio per la povertà dei salari che noi abbiamo. Allora rispetto a questo c'è un altro elemento che io voglio porre in questa discussione, perché il tema della rappresentanza è un tema di cui peraltro ci siamo anche occupati in Commissione Lavoro già nella scorsa legislatura e che bisognerebbe portare avanti insieme a una riflessione, quella che voi avete deciso invece di interrompere in quest'Aula, che è la legge sulla rappresentanza. Mai come oggi, peraltro, con le risorse legate al PNRR da spendere, abbiamo l'occasione storica di provare a costruire un patto serio tra le forze sociali del Paese e quindi chi rappresenta i lavoratori per davvero e i lavoratori stessi, insieme a, diciamo così, a tutto l'apparato dello Stato che deve cambiare il modo di affrontare le riforme. Allora, da questo punto di vista, vedere invece, come abbiamo detto anche oggi in commissione, che si rinuncia ad applicare il salario minimo e non guardiamo neanche all'esperienza, quella che ci ha portato oggi il commissario Schmit, che vede da un lato la Germania che aveva anche qui introdotto un salario minimo dopo un lungo dibattito e anche in quel caso c'era stata inizialmente un'opposizione da parte di alcune forze sociali, poi è stato introdotto il salario minimo. Poi è stato corretto adeguatamente all'inflazione e guardate, è stato dimostrato e ha dimostrato quel dibattito che il salario minimo serve e che deve essere, come dire, pesata la rappresentanza. Allora, attenzione perché come, oltre alla delega in bianco che voi volete inserire, create un ulteriore impoverimento di chi i contratti già sceglia e che già sono contratti poveri. Allora, noi abbiamo un problema anche sulla contrattazione di secondo livello, è inaccettabile che in questa discussione voi togliate questi elementi, non consideriate invece chi davvero rappresenta oggi il mondo del lavoro, stabilendo così di nuovo un altro limite alla rappresentanza e cioè ancora una volta spingendo verso la non rappresentanza, verso la non
come dire, attenzione a quei lavoratori che già oggi sono in povertà. Ecco, scegliendo questa strada indebolite non solo i lavoratori e lavoratrici già oggi povere, ma continuate a indebolire, guardate, le parti sindacali e datoriali, che invece, ripeto, mai come oggi potrebbero insieme vincere questa sfida, perché come è noto, tranne a voi della maggioranza, il tema del salario minimo e il tema di una efficace rappresentanza del mondo del lavoro mai come oggi è sentito dagli italiani e dalle italiane. Ecco perché vi chiediamo di ripensarci e di fermarvi, perché questo elemento è un elemento dirimente anche nella discussione che stiamo facendo. Grazie. Grazie onorevole Gribaudo. È iscritta a parlare la deputata Ghirra. Prego. Sì, grazie Presidente. Io per il suo tramite vorrei far ragionare colleghe e colleghi della maggioranza sul fatto che oggi si sta scrivendo davvero una brutta pagina in quest'Aula, una bruttissima pagina, non solo perché per l'ennesima volta il ruolo della Camera e del Parlamento intero, visto che temo che l'iter proseguirà in questa maniera, viene svilito da queste modalità di legiferare, prima con i decreti legge che hanno raggiunto un numero intollerabile, e oggi lo vediamo con una proposta di legge che è stata proposta unitariamente da tutte le opposizioni, che viene svuotata di senso da questa maggioranza attraverso una delega in bianco al governo. Ma lo schiaffo maggiore, io credo che più che a noi deputate, deputati e parlamentari, sia quello che viene dato alle lavoratrici e ai lavoratori del nostro paese. Parliamo di oltre 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri. Abbiamo oltre 800.000 persone in Italia che guadagnano meno di 5 euro all'ora, e quindi noi riteniamo necessario, così come 500.000 persone che hanno firmato la nostra proposta di legge, tra cui moltissimi elettori anche delle destre, questo non vi sarà sfuggito, l'introduzione di un salario minimo legale. Se 9 euro per voi sono pochi, avreste potuto migliorare la nostra proposta di legge, non avremmo avuto nessun problema a discuterne, ma lanciare la palla in tribuna non è sicuramente un modo di affrontare la situazione, anche per le modalità con cui davvero è stata gestita questa proposta, palleggiata tra l'Aula e la Commissione, con l'intromissione del CNEL che ha assunto un potere legislativo superiore alla Camera nella definizione della legittimità di questa proposta di legge, 59 audizioni e 6 mesi di lavori a cui, se tutto va bene, si sommeranno questi 6 mesi in cui il governo non si sa cosa andrà a produrre, perché di fatto è evidente anche dalle proposte emendative che avete fatto, quelle che sono a vostra firma, che i contratti pirata sono quelli che predileggete rispetto a quelli maggiormente rappresentativi e maggiormente tutelanti per lavoratrici e lavoratori. Sappiamo bene che l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa in cui i salari, anziché aumentare in questi anni, sono diminuiti, ed è davvero incredibile che voi non vogliate cogliere questa nostra proposta, che su cui potreste anche mettere il cappello, con cui dare delle risposte al Paese. Certo, non ci aspettavamo un cambio di atteggiamento, visto che il 1° maggio avete avuto il coraggio di approvare un decreto lavoro che di fatto peggiora la qualità della vita lavorativa di tutte le professioniste e professionisti del nostro Paese, con l'introduzione dei voucher, con l'ampliamento della possibilità di stipulare contratti a tempo determinato e con di fatto l'aumento del precariato nel nostro Paese. E anche il fatto che neanche con la nuova finanziaria abbiate introdotto risorse per il rinnovo dei contratti dimostra che della vita delle cittadine e dei cittadini italiani, della qualità della loro vita, poco vi interessa. Uscire dall'ossimoro lavoro povero non è evidentemente un interesse di questo governo e di queste maggioranze, ed è davvero una questione di cui dovreste vergognarvi. E a me dispiace vedere che invece il vostro atteggiamento è quello di portare avanti, come dei treni che non si fermano a Ciampino questa volta, delle politiche che contrastano con quelle che sono le esigenze reali del Paese. Avete ancora il tempo per ripensarci. L'emendamento a prima firma del collega Mari può essere uno strumento, potete ancora fermarvi e cambiare rotta, non per
il bene delle opposizioni, ma davvero per il bene della lavoratrice e dei lavori italiani che aspettano di poter vivere in condizioni migliori, avere contratti qualitativamente migliori, e questo è lo strumento che dovreste utilizzare. Grazie. Grazie onorevole Ghirra. Onorevole Dori. Sì, grazie Presidente. Avete trasformato la nostra proposta, la proposta delle opposizioni, in una delega pirata al governo, affossando la nostra proposta di legge sul salario minimo legale. E quindi siete scappati per mesi e mesi senza il coraggio di arrivare a un voto contrario. Avremmo voluto togliere dalla povertà un esercito di lavoratori e lavoratrici invisibili, su cui molto spesso si regge proprio il funzionamento delle nostre vite quotidiane. C'è chi alza, movimenta, trasporta quei pacchi che noi ordiniamo, chi pulisce gli uffici in cui lavoriamo, gli ospedali in cui entriamo, chi fa vigilanza nei nostri musei, chi fa il biglietto in un cinema, chi impacchetta il cibo che mangiamo. E vogliamo che non siano i tribunali a certificare che sotto i 9 euro all'ora è sfruttamento. Sul salario minimo, quindi lo sapete anche voi, siete minoranza, il Paese non è con voi e per questo motivo noi non ci fermeremo. Grazie. Grazie onorevole Dori. Deputata Scarpa. Grazie Presidente. Guardate colleghi, io leggevo questa mattina degli interessanti contributi sulla rassegna stampa che sono sicura leggete e ricevete anche voi, che ci davano alcuni interessanti suggerimenti su come potremmo applicare anche alle discussioni all'interno delle nostre istituzioni alcuni principi interessanti della democrazia deliberativa alla democrazia rappresentativa, proprio per migliorare la qualità della discussione, il confronto, farla da delle basi comuni in modo informato, forse migliore. Mi fa un po' tristezza, insomma, pensare alla vuotezza di quegli interventi e di quei contributi di fronte alla discussione che abbiamo portato avanti in queste settimane e nell'ultimo anno sul salario minimo, perché gli unici interventi che abbiamo avuto il piacere di sentire in un anno intero da parte della destra sul merito del salario minimo è stata quella piccola dichiarazione di voto fatta poco fa, non così pregna, per prendere tempo affinché si potesse riempire l'aula, perché probabilmente mancavano i numeri alla destra, e gli interventi unici in aula della destra sentiti oggi sono stati degli arrampicarsi sulla legittimità regolamentare del passaggio che sta venendo fatto, onorevole, ignorando concluda. Il merito politico della questione, che si sta svuotando con una delega, una proposta di iniziativa parlamentare delle opposizioni, che non si sta parlando di salario minimo, così come non si è voluto parlare di voto fuori sede. Di fronte a temi onorevole, reali, concluda, la destra concluda. Fugge, e io chiedo adesso in un ultimo appello a titolo personale che si torni indietro, che si ritiri la delega e che si discuta sul merito delle questioni, senza svilire questo Parlamento. Grazie. E facendo il nostro lavoro. Grazie onorevole Scarpa. La deputata Lifano, prego, sempre a titolo personale. Personale, Presidente, grazie. Allora, già si è detto e si è stato sottolineato dagli interventi che mi hanno preceduto che l'introduzione del salario minimo legale darebbe risposta a 3,6 milioni di lavoratori, lavoratori che hanno spesso contratti non standard, lavoratori che spesso sono lavoratori poveri e che avranno sicuramente dei grossi problemi su fronte previdenziale. Ma non è solo per questo motivo che è necessaria l'introduzione di un salario minimo legale. Sicuramente l'introduzione del salario minimo legale, che cosa potrà comportare? Una maggiore equità sociale, l'attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, evitare la supplenza giudiziaria su questo tema, ma non è solo questo. Non è solo questo, perché l'introduzione del salario minimo legale soprattutto sarà di stimolo per la nostra economia. Eh sì, perché il PIL, secondo quanto riferito da Banca Italia e dall'Istat, oramai viaggia verso lo zero nell'ultimo trimestre, questi sono i dati. Ma perché non cresce il PIL italiano? Il PIL italiano non cresce perché non crescono i consumi, e i consumi perché non crescono? Perché il potere d'acquisto delle famiglie è ridotto in virtù dell'inflazione e in virtù anche dei salari troppo bassi.
Bisogna procedere con estrema urgenza a fissare un salario minimo legale e adeguare i livelli salariali attualmente in vigore. Grazie, Presidente. Grazie, onorevole Alifano. Onorevole Amato, sempre a titolo personale. Grazie, signor Presidente, a titolo personale. Poco fa l'onorevole Fratoianni ha citato un ribaltamento di una proposta di legge fatta da questa maggioranza, tra l'altro in commissione, senza nemmeno avere assistito alle audizioni che in quella commissione abbiamo fatto sulla discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Questo è un bis che questa maggioranza fa. Annulla di nuovo un qualcosa che era stato fatto in soccorso di chi aveva bisogno. Ecco, Presidente, io credo che la civiltà di un popolo si misuri dalla dignità che riesce ad assicurare agli ultimi. E con questa operazione il Parlamento e questa maggioranza hanno abbassato il grado di civiltà. Grazie, Presidente. Grazie, onorevole Amato. Deputata Scari. Sempre a titolo personale, sì, non sì, lo grazie, ripeto. Grazie, Presidente. Il salario minimo è una misura di civiltà per molteplici aspetti. Io ci tengo a dirne uno in quest'Aula che mi sta particolarmente a cuore. In questi giorni purtroppo si sta parlando di femminicidi e di patriarcato. Dall'inizio dell'anno sono state uccise 109 donne per mano di uomini, una ogni due giorni. Ebbene, alla base della violenza di genere spesso c'è la violenza economica che annulla la libertà di azione delle donne. In molti casi le donne rinunciano a denunciare proprio perché o non hanno un reddito o hanno un reddito troppo basso che non le consente di mantenere se stesse e i propri figli, rimanendo vincolate a questi uomini violenti. In un contesto simile è ovviamente difficile uscire da questi circuiti dell'orrore, anche a causa di una mancanza di autonomia e indipendenza economica. Per questo motivo, Presidente, e chiudo, il salario minimo è dunque una misura di civiltà, proprio perché per le donne vittime di violenza significherebbe un'alternativa alla violenza, una via di fuga dalla violenza e soprattutto una presa di consapevolezza e di coscienza e di forza che ce la possono fare anche da sole grazie a un lavoro concluda. Con un salario dignitoso. Significherebbe vita. Grazie. Grazie onorevole Ascari. Onorevole Bruno. Grazie Presidente. Ci tengo a ribadire che non è umanamente accettabile che per le scelte del governo nel nostro paese si consideri una cosa giusta lavorare per meno di 9 euro all'ora. Bisogna dirlo e bisogna dirlo chiaramente, il lavoro non può essere una forma di schiavitù legalizzata. Il lavoro deve permettere alle donne e agli uomini di vivere dignitosamente, di realizzare se stessi, di dare serenità ai propri cari e deve essere un mezzo. Un mezzo, non il fine, un mezzo per raggiungere la felicità. Questa è la base per rendere le cittadine e i cittadini consapevoli, motivati e attivi, cittadini con la C maiuscola e non sudditi, stanchi, frustrati e avviliti. Grazie onorevole Bruno. Onorevole Cappelletti. Grazie Presidente. In Italia abbiamo bisogno dell'introduzione per legge di un salario minimo orario che, indipendentemente dai contratti nazionali e da quanto concordato dalle cosiddette parti sociali, stabilisca per legge che ogni ora di ogni lavoratore non possa essere pagata al di sotto di una determinata cifra. Va bene? Ma non sono parole mie. Sono parole che ho letto nel programma politico della Lega, partito di governo, a pagina 11, al primo punto del capitolo lavoro. Cioè il primo punto Colleghi. Del capitolo lavoro della Lega è l'introduzione del salario minimo. In pratica, Presidente, c'è un partito di maggioranza che in questo momento, con le altre forze di maggioranza, contribuisce a condannare quasi 4 milioni di lavoratori a rimanere in una situazione di sfruttamento e si è presentato alle elezioni promettendo ai propri elettori di fare esattamente l'opposto. È vero che
in Italia nessuno si sorprende se la Lega scrive una cosa nel suo programma e poi fa esattamente l'opposto. Ma almeno che a fronte di un tradimento così plateale venga data una spiegazione, perché credo che i cittadini, tutti i cittadini, ne abbiano diritto. Grazie. Grazie onorevole Cappelletti. Deputata Carmina. Sempre a titolo personale, ovviamente. Intervengo a titolo personale, Presidente. Onorevoli colleghi, voi oggi con un escamotage date uno schiaffo alle attese legittime di milioni di lavoratori sfruttati e sottopagati del nostro Paese, persone che stanno scivolando nella povertà assoluta, in una Repubblica fondata sul lavoro che voi male interpretate, no, perché il lavoro non è una merce, non è un semplice fattore della produzione di cui diminuire il costo per fare allargare il margine di profitto dell'imprenditore, ma è elemento di riscatto, di espressione della personalità, il modo in cui ciascun cittadino contribuisce al bene della società intera. E la retribuzione deve essere dignitosa, perché lavoro e povertà sono termini antinomici. Se coesistono c'è schiavitù e sfruttamento. Siete convinti che gli schiavi non ricevano una paga, una paghetta? Sì, il famoso peculium del diritto romano. Ebbene, voi... E concludo, voi parlate anche di una delega che riguarderà le gabbie salariali, ma sappiate che la contrazione del reddito disponibile delle famiglie meridionali è doppia rispetto al centro-sud. Voi state bloccando il salario minimo, ma non bloccherete la fuga dei giovani, dei lavoratori sfruttati, che andranno via da questa nazione che non è madre, ma una cinica matrigna. Grazie onorevole Carmina. Deputata Cherchi, prego. Sempre a titolo personale. Grazie, sì, a titolo personale. Grazie Presidente. Allora, in Commissione Lavoro, il Movimento 5 Stelle, compresa la sottoscritta, ha fatto di tutto per evitare al Presidente Rizzetto, in passato sfegatato sostenitore del salario minimo orario, il disonore di essere tacciato dell'orribile epiteto di traditore. Infatti, durante la 18ª legislatura, presentò una PDL a sua prima firma per l'introduzione del salario minimo orario, come strumento di dignità in coerenza con i fondamentali principi della Repubblica. Queste sono le sue parole. Mentre adesso, con una capriola degna del miglior ginnasta a livello mondiale, presenta un emendamento a sua prima firma che cancella la nostra proposta di salario minimo, delegando il governo ad adottare un provvedimento che reintroduce le gabbie salariali nel nostro paese, pugnalando con freddezza milioni di lavoratori. Il salario minimo significa dignità, riconoscere alle persone il diritto a un'esistenza dignitosa, e significa, e qui cito nuovamente le parole dell'onorevole Rizzetto, sostenere i lavoratori più marginali e riconoscerne il lavoro, e che dia più certezza possibile e garanzie per il futuro. Grazie. Grazie onorevole Cherchi. Onorevole Fede. Presidente? Ah, grazie Presidente, scusi, non era acceso. Allora, oggi è veramente una brutta pagina quella che abbiamo visto qui. Innanzitutto per il percorso che ci ha portato a questa sera, in cui il governo si appropria di una proposta di legge che competeva all'opposizione. Oltretutto è brutta perché oggi viene negata a 59 milioni di italiani una forma di tutela del lavoro, la stessa tutela che hanno 22 paesi in Europa e che garantisce 657 milioni di cittadini europei. All'italiano è negata, forse perché questo governo non si rende conto di quanto sia importante un lavoro minimo e un salario minimo. Magari non è facile per chi è figlio di ministri, sottosegretari e può godere di incarichi e di posti comodi, cosa che per i cittadini italiani non è possibile e non è facile. Quindi davvero oggi bisognava dare questo sforzo che ci rendesse un paese a livello dei paesi più importanti di quelli europei, perché quando si dice che in Italia il salario non è quello che noi abbiamo chiesto, non si può confondere l'Italia, terza economia d'Europa, con paesi che sono purtroppo per loro in altre condizioni economiche. Quindi questa cosa oggi non è avvenuta ed è una grande opportunità che abbiamo perso, ma su cui noi continueremo a lavorare. Grazie. Grazie onorevole Fede. Onorevole Alfonso Colucci, prego. Grazie Presidente, intervengo a titolo personale per rivolgermi alla maggioranza, al signor Sottosegretario.
un appello, dignità del lavoro, dignità della persona. Ci sono in Italia lavoratori che guadagnano 3 euro, 4 euro lordi l'ora, non è accettabile. Proprio oggi Svimez ha presentato il suo rapporto Italia 2023, risulta che nei primi due trimestri del 2023 il potere di acquisto delle retribuzioni in Italia è crollato dell'oltre 10%, in Europa del 5%. Voi comprendete come quelle misere retribuzioni, 3, 4, 5 euro, sono ulteriormente ridotte dall'inflazione, per cui vi invito davvero a rivedere la vostra posizione, ad approvare questo emendamento e a correggere la e affermare una legge di civiltà, qual è la legge sul salario minimo. E quindi concludo, signor Presidente, ancora ripetendo: dignità del lavoro, dignità della persona. Grazie. Grazie onorevole Colucci. Onorevole Dell'Olio. Sì, grazie Presidente. Dunque, di salario minimo in quest'Aula, anzi in questo Parlamento, se ne parla da tanto tempo. Ci poteva essere tutta la possibilità di intervenire, dialogare, migliorare, correggere, modificare, fare qualcosa per arrivare a una misura. Prima l'ha detto il collega che era addirittura nella proposta della Lega. Invece no, avete voluto ribaltare tutto. L'avete voluto ribaltare facendo quello che avete fatto anche in passato, cioè appropriarvi di quelli che sono le misure degli altri gruppi politici. Potevate tranquillamente fare un decreto legge, tanto uno in più, uno in meno, ne avete fatto uno addirittura per commissariare l'INPS, che non aveva nessun bisogno di essere commissariata, solo per cambiare le persone, potevate fare tranquillamente un decreto. Detto questo, il problema vero è che in realtà non avete il coraggio di assumervi la responsabilità di bocciarlo e sperate che i vostri elettori possano solo pensare che abbiate migliorato un altro testo, ma nella realtà gli elettori lo capiranno, perché questo che state facendo è assolutamente scorretto e si è parlato di pirateria. Onorevole, concluda, ed è un termine assolutamente corretto per questo successo. Grazie onorevole Dell'Olio. Deputata Appendino. Sì, grazie Presidente. Sempre a titolo personale, chiedo scusa. A titolo personale. Intervengo perché vorrei che rimanesse a verbale di quest'Aula quello che abbiamo visto in questi mesi, cioè... Cortesemente cambi microfono, ricominciamo, riazzeriamo il tempo, però cortesemente proviamo quel microfono. Meglio? Perfetto. Sì, grazie Presidente. Intervengo perché vorrei lasciare a verbale quello che noi e questo Paese ha visto in questi mesi. E c'è un qualcosa, Presidente, di indecente, perché prima si è iniziato con le menzogne sul fatto che il salario minimo avrebbe abbassato gli stipendi, ed è falso, lo dicono i dati, menzogne sul fatto che il salario minimo avrebbe ucciso la contrattazione collettiva, ed è falso, perché in Germania il salario minimo c'è, gli stipendi si sono alzati, la contrattazione collettiva è più forte. Abbiamo sentito le bugie sul fatto che il salario minimo fosse un qualcosa di ideologico voluto dal Movimento 5 Stelle, ma se in 22 paesi su 27 c'è. Ma l'ideologia dove sta? Da chi lo propone o da chi dice no senza spiegare perché no? Ve lo dico io Presidente, da chi dice no e chiudo. Sa perché dicono no? Dicono no perché, tra l'altro con vigliaccheria, perché non si assumono la vera responsabilità del no, che è un voto contrario netto, riscrivono la norma in barba a 4 milioni di lavoratori poveri, ma dicono no senza coraggio, perché in realtà a loro, Presidente, piace coccolare le lobby delle armi, concluda, le lobby delle banche, concluda. Ma invece aiutare chi è in difficoltà, no, loro si devono arrangiare. Grazie Presidente. Grazie onorevole Appendino. Onorevole Cafiero De Rao, a titolo personale. Grazie Presidente. Io voglio sottolineare soltanto come la nostra Costituzione ponga non solo il lavoro come priorità, ma proprio il salario, ciò che deve dare dignità, deve restituire all'uomo la capacità di proiettarsi nella società con quei valori che sono propri del nostro Paese. Ebbene, questa maggioranza oggi respinge quella che era il piano che le era stato proposto, un salario minimo. E pensate che il salario minimo è ciò che tutta Europa ha.
E l'Italia però, diversamente da quei quattro paesi che insieme ad essa non ce l'hanno, ha avuto negli ultimi anni il meno 2,9%. Ecco, ciò che mi preoccupa è che mentre l'Italia in questo momento, con questa maggioranza, assegna priorità alle cause di non punibilità per gli evasori, alla regolarizzazione delle criptoattività, alle norme che presidiano la corruzione, concluda, riducendone la portata, e a tutto ciò che agevola i potenti per ciò che riguarda il salario minimo, ha una valutazione totalmente opposta che impedisce il raggiungimento di questo obiettivo. Grazie onorevole Cafiero De Raho. Deputata Ilaria Fontana, prego. Grazie Presidente, ovviamente anch'io intervengo a titolo personale. 60 secondi per continuare a denunciare quanto queste destre affliggono a milioni di cittadine, di italiani e di italiane, partendo proprio dagli emendamenti che stiamo votando. Dire no ad un salario minimo, che cosa vuol dire? Uno, vuol dire no al superamento delle disuguaglianze sociali ed economiche. Basti pensare all'autonomia differenziata, alle gabbie salariali che vogliono dividere l'Italia in tante Italie, purtroppo. Vuol dire no ad un sistema pensionistico adeguato, vuol dire no ad appalti sostenibili che mettano al centro le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici. Ecco, Presidente, questa maggioranza e questo governo dovrà prendersi le responsabilità, ma non in quest'Aula, ma dinanzi a Sara che prende 2,50 euro l'ora, a Marco che fa il pizzaiolo e ne prende 1,80 euro, oppure a Dora che ne prende 4 euro, ma una bambina non può rinunciare a quell'unico lavoro che gli viene proposto, e a tutti quei lavoratori, concluda, e lavoratrici, e concludo Presidente, che vengono sfruttati. Il Paese è con noi, grazie. Grazie onorevole Fontana. Deputata Giuliano, prego. Sempre a titolo personale, ovviamente. Non parte. Prego. Grazie Presidente. Io voglio partire da alcuni dati, perché purtroppo l'Italia è il paese dell'Unione Europea con la quota più elevata di occupati a rischio povertà. Secondo il Censis, a causa dei bassi salari che vengono percepiti oggi, 5,7 milioni di giovani precari rischiano di avere nel 2050 pensioni sotto la soglia di povertà. E ancora, alla fine del 2022 nel nostro Paese i salari reali sono calati del 7,5% rispetto al periodo precedente alla pandemia. Ebbene, in questa situazione la maggioranza che fa? Affossa con una delega assolutamente in bianco la nostra proposta di legge sul salario minimo legale. Evidentemente voi state portando il Paese e pensate che l'Italia debba essere un Paese a bassa istruzione, bassi consumi, bassi salari e bassi investimenti. Non è questa l'idea d'Italia che abbiamo noi. Con questa proposta di legge noi vogliamo dare dignità, vogliamo dare voce, vogliamo dare di nuovo la dignità della persona a 3,6 concluda milioni di italiani sottopagati e sfruttati, a cui voi state dando un vero e proprio schiaffo in faccia. Grazie onorevole Giuliano. Se dunque non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento 1.1002 Mari, con parere contrario Commissione e Governo, pareri favorevoli delle minoranze. Il voto è aperto. Turna, prego onorevole Boschi. Lassù. Votato. Manca. Onorevole Boschi. Votato Boschi? No? Perfetto. Perfetto. Votato. Votato. Chi? De Monte? Ah, De Monte. Montemagni. Montemagni. Il tecnico, per cortesia.
Colleghi, abbiate un attimo di pazienza, bisogna cambiare la scheda. Sì, 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 aspettiamo. Perfetto, così hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Presenti 257, favorevoli 102, contrari 154, la Camera respinge. Emendamento 1.500, condizione della Commissione Bilancio, parere favorevole Commissione Lavoro, parere contrario le minoranze. Prego onorevole Fossi. Grazie Presidente, come è stato ripetuto più volte durante questo dibattito, anche rispetto a questo emendamento che potremmo definire tecnico, ma tecnico non è, c'è un'ennesima beffa che questa destra porta avanti, una destra che anche in questo atto, in questo passaggio della vita parlamentare ha umiliato i sindacati, i lavoratori e il Parlamento stesso, perché se quest'Aula approvasse il testo della legge trasformato in una legge delega, certificherebbe lo stop ad ogni potere legislativo del Parlamento, la cui attività è stata praticamente azzerata dal Governo, con la complicità dei colleghi di maggioranza. In questo primo anno ci sono stati un decreto legge in media settimana, alcuni omnibus, oltre 100 disegni di legge di iniziativa governativa e lo stop agli emendamenti alla legge di bilancio. E anche sul salario minimo è andata così, non c'è stata la possibilità dataci dalla destra di avere controproposte, la destra non ha promosso una discussione parlamentare sul tema, valorizzando il dibattito democratico. Su una proposta di legge delle opposizioni o di quasi tutte le opposizioni avete rifiutato ogni confronto in Parlamento, avete tentato in ogni modo di boicottare la discussione. Prima della pausa estiva avete cercato in commissione di cancellare la legge con un emendamento soppressivo, poi di fronte alla reazione del Paese avete rimandato dimessi dando al CNEL il compito di affossare al vostro posto questa proposta. A questo punto la destra non ha continuato sul suo obiettivo, magari forte delle argomentazioni del CNEL, forse perché tutti si erano accorti che si trattava di un documento di parte e quindi non credibile. E neanche siete ripartiti da dove vi eravate fermati, cancellare con un emendamento che sarebbe stato un atto comunque al limite della vergogna, neanche questo. Avete avuto paura di queste, tra le quinte dei lavori della Commissione, sperando quasi di farla franca con l'Unione Pubblica, avete presentato un emendamento che non solo cancella la nostra proposta, non solo stravolge i nostri contenuti, ma vorrebbe addirittura che il Parlamento approvasse una legge sul salario minimo dando al Governo, che è contrario a questa norma, la scelta di scrivere la norma a suo piacimento. Una situazione francamente mai vista, una scelta spregiudicata e grave che evidenzia la completa sottomissione dei colleghi di maggioranza che evidentemente non vogliono urtare la sensibilità del leader. C'è poco da fare però, il salario minimo al Paese serve perché l'Istat nel 2022, secondo l'Istat nel 2022 un quinto della popolazione italiana è a rischio di povertà, in Italia ci sono 4,6 milioni di lavoratori a bassa retribuzione, 2,7 milioni a rischio di povertà, perché il salario minimo è uno stimolo alla competitività e al rafforzamento del nostro sistema produttivo e perché il salario minimo rimane l'intervento più efficace e sostenibile per aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori senza compromettere la spesa previdenziale. A tutto questo avete risposto con una legge delega che oltre ad essere inutile è scritta anche male e crea confusione. Questo emendamento ne è la diretta conseguenza. Nello scriverlo vi siete addirittura dimenticati che il sindacato è plurale, non unico come dite. È una legge scritta male che umilia i sindacati perché liquidate tra l'altro in poche confuse righe non solo una legge delega complessa che pone temi come la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa, ma umiliate anche corpi intermedi che su questi temi hanno portato avanti iniziative a più riprese. Una questione di una tale importanza, rilevanza sociale e complessità tecnica pensate di poterla affrontare e risolvere con una frasetta che non va oltre l'enunciazione del tema e non indica alcun criterio e principio direttivo. C'è poi il tentativo chiaro di svuotamento della contrattazione collettiva e qui si sfiora la malafede perché con questo emendamento fate finta di promuovere la concertazione collettiva mentre poi si fa riferimento ai contratti maggiormente applicati anziché quelli sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
un meccanismo quindi che contiene i presupposti per lo svuotamento della contrattazione collettiva di qualità, espressione delle organizzazioni realmente rappresentative e che potrà innescare comportamenti opportunistici delle imprese per la sottoscrizione di contratti con sindacati di comodo. Per questo voteremo no a questo emendamento che ribadisce ancora una volta come la vostra impostazione sia solo finalizzata ad umiliare Parlamento, sindacati e lavoratori e quindi non saremo complici di questa vergogna. Grazie onorevole Fossi. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.500, condizione della Commissione Bilancio, parere favorevole di Commissione e Governo, parere contrario dei relatori di minoranza. La votazione è aperta. Votato tutti, mi sembra, sì, votazione chiusa. Presenti 259, favorevoli 146, contrari 105, la Camera approva. Emendamento 1.1003 Nisini, parere favorevole Commissione e Governo, contrari relatori di minoranza. Se nessuno vuole intervenire, Mari, onorevole Mari. Ma Presidente, la ringrazio, ma per il suo tramite io ringrazio anche la collega Tenerini perché è stata illuminante. Il suo intervento ha chiarito lo scopo vero di questa operazione politica. Infatti credo di poter dire, poi mi smentirà, ma la delega in qualche modo mette a posto, perfeziona addirittura la proposta di legge di Forza Italia e poi fa un'operazione decisa, vera, ma la collega l'ha detto, di attacco a un'ipotesi di legge sulla rappresentanza in questo Paese. Questa delega mette le mani avanti e prova a bloccare una legge sulla rappresentanza di cui tutti dicono che c'è bisogno. Abbiamo fatto decine di audizioni in commissione lavoro, le parti datoriali, le parti sindacali, tranne diciamo così, proprio gli estremi del mondo sindacale hanno detto che c'era bisogno di una legge sulla rappresentanza in questo Paese. E quale modo migliore di aprire la strada a una legge sulla rappresentanza se non indicare in un provvedimento come questo le organizzazioni, le associazioni datoriali e dei lavoratori più rappresentative su base nazionale. Qui si fa un'operazione completamente opposta, volutamente. Si utilizza, diciamo così, la formula dei contratti maggiormente applicati e qui c'è da interpretare, ma non ne ho davvero il tempo, bisognerebbe capire che cosa si vuol dire con categorie di lavoratori, perché poi categorie di lavoratori veramente in Italia, a com'è adesso il codice civile, sarebbero gli operai, gli impiegati, i quadri e i dirigenti, quindi non sappiamo che cosa vuole dire. Poi nella lettera C si parla di gruppi di lavoratori. Cosa possono essere i gruppi di lavoratori oggi nella legislazione sul lavoro di questo Paese? È un mistero totale, cioè prendere i lavoratori a gruppi, applicargli una norma è una cosa incredibile. Ma la sostanza qual è? La sostanza è quella di spingere verso il basso e non verso l'alto. Perché, care colleghe e cari colleghi, l'effetto sarà esattamente quello, perché quando noi prenderemo il trattamento economico complessivo minimo del contratto maggiormente applicato e lo applicheremo a tutti i lavoratori di un determinato settore, non è detto che quello sia il contratto, la remunerazione dal punto di vista monetaria più alta. Quello più applicato in moltissimi settori di questo Paese è il più basso o uno dei più bassi. Fatta questa operazione,
noi spingiamo le retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori verso il basso. Non c'è nessun dubbio su questo. Sapete che è così, questa è, è la risposta a una domanda precisa che viene da una parte del mondo datoriale di questo paese. Fate un'operazione di parte assolutamente partigiana e ovviamente questi contratti possono essere o possono diventare nel tempo anche i contratti, diciamo così, di soggetti assolutamente non rappresentativi su base nazionale, ma appunto rappresentativi esclusivamente in un determinato settore o peggio ancora in una parte delle imprese di un determinato settore. Un'operazione non solo molto pericolosa, ma che davvero apre la strada, diciamo così, a un vero e proprio capovolgimento della direzione che ha preso la tutela del lavoro in questo paese negli ultimi decenni. C'è la riscossa di una parte delle imprese italiane, dei sindacati meno rappresentativi. È un atto, diciamo così, è una sorta di attentato, ma è soprattutto, lo ripeto, un atto di pirateria. Grazie onorevole Mari. Avverto che il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra ha esaurito i tempi previsti dal contingentamento. Essendone stata fatta richiesta, la Presidenza concederà a tale gruppo un tempo aggiuntivo pari ad un terzo rispetto al tempo originariamente assegnato al gruppo medesimo dal contingentamento. Andiamo oltre. Se nessun altro vuole intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.1003 Nisini più altri, con parere favorevole Commissione e Governo, contrari i relatori di minoranza. La votazione è aperta. Onorevole Chelani ha votato, ok. Hanno votato tutti, votazione chiusa. Presenti 255, favorevoli 150, contrari 100. La Camera approva. Emendamento 1.501, condizione della Commissione Bilancio, parere favorevole Commissione Governo, pareri contrari relatori di minoranza. Se nessuno vuole intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.501, condizione della Commissione Bilancio, pareri favorevoli Commissione e Governo, pareri contrari relatori di minoranza. La votazione è aperta. Qualcuno? Onorevole Lomuti? Votazione chiusa. Presenti 255, favorevoli 147, contrari 105. La Camera approva. Passiamo all'emendamento 1.502, condizione della Commissione Bilancio, pareri favorevoli Commissione e Governo, contrari relatori di minoranza. Se nessuno vuole intervenire, lo pongo direttamente in votazione. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 257, favorevoli 147, contrari 107. La Camera approva. Passiamo all'emendamento 1.004 Boschi più altri, con parere contrario Commissione e Governo e dei relatori di minoranza. Prego onorevole Scotto. Grazie Presidente, per una brevissima dichiarazione di voto, pensando anche a interpretare la posizione delle altre opposizioni che poi interverranno. Noi pensiamo che un tema così delicato, così come abbiamo detto anche nelle relazioni in minoranza, debba stare fuori da una delega. Stiamo parlando di introdurre all'interno della delega la partecipazione agli utili dei lavoratori. Come il sottosegretario Durigon ben sa,
c'è una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare di un importante sindacato confederale che è stata depositata non più tardi di 10 giorni fa. Una legge di iniziativa popolare si chiama inevitabilmente una legge di iniziativa parlamentare, non una delega al governo. E dunque noi pensiamo che sia sbagliato, e lo abbiamo detto, e secondo noi anche con un profilo dubbiamente costituzionale, introdurre questo tema all'interno della delega. Per queste ragioni voteremo contro questo emendamento e anche quello successivo. Al di là del merito, su un punto di metodo, perché pensiamo che sia sbagliato introdurre nella delega il principio della partecipazione. Onorevole Boschi, prego. Grazie Presidente, ringraziando ovviamente anche il collega per il suo intervento che ha chiarito il senso del parere contrario rispetto al nostro emendamento dei relatori di minoranza e quindi anche del voto contrario dei loro gruppi. È legittima la posizione ovviamente, però noi riteniamo che pur non condividendo la scelta del governo di sostanzialmente svuotare completamente la proposta di legge per attribuire una delega al governo, dal momento che questa comunque per volere della maggioranza sarà poi la conclusione annunciata di questo provvedimento, allora è giusto intervenire per cercare almeno di dare un contributo costruttivo e positivo e cercare di far sì che questa delega possa almeno lavorare su dei principi per noi fondamentali, anche perché oltre alla proposta di iniziativa popolare che ricordava il collega, anche il nostro gruppo ha presentato una proposta di legge analoga e quindi per noi è sicuramente un elemento fondamentale quello di poter non soltanto consentire ai dipendenti di partecipare agli utili, ma anche prevedere degli strumenti che possano incentivare da un punto di vista anche fiscale questo meccanismo. È vero che c'è una proposta di iniziativa popolare, ma ripeto, ne abbiamo anche una nostra di iniziativa parlamentare, quindi crediamo che sia legittimo che almeno nel nostro ruolo di opposizione possiamo dare un contributo e soprattutto purtroppo speriamo che questa proposta di legge di iniziativa popolare abbia un destino diverso, ma sappiamo che nella storia parlamentare non c'è stata una proposta di iniziativa popolare approvata dal Parlamento, discussa dal Parlamento. Ci tengo anche però a sottolineare come a nostro avviso sia surreale che di fronte a questo emendamento sia stata posta una condizione ex articolo 81 dalla Commissione Bilancio, mentre a fronte di un emendamento analogo ma di maggioranza si sia superata questa condizione ex articolo 81, semplicemente lo abbiamo votato poco fa, con una modifica letterale che non cambia la sostanza e che in realtà ha consentito a quell'emendamento di essere votato soltanto perché anziché provenire dai banchi dall'opposizione veniva da quelli della maggioranza. Grazie. Grazie onorevole Boschi. Onorevole Mari. Grazie Presidente. Per dire che sicuramente condivido le valutazioni fatte dal collega Scotto sull'inopportunità di inserire questa questione dentro la delega, ma devo aggiungere anche qualche questione, qualche aspetto di merito. Guardate, parlare di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla gestione degli utili, alla gestione delle imprese, alla partecipazione agli utili, non è una bestemmia, ma è una bestemmia in assenza del salario minimo per legge, che tra l'altro esiste in tutti i paesi laddove c'è appunto la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili. Spiego in un minuto perché. Perché se si indebolisce il sindacato verso il basso, cioè dove i lavoratori sono deboli, dove sono ricattabili, dove i salari sono bassi, e si indebolisce il sindacato anche in alto, dove la contrattazione viene sostituita dai benefit e dalla partecipazione alla gestione degli utili, perché di fatto questo vanifica, svuota il ruolo del sindacato, è un fatto obiettivo, è alla faccia, scusatemi l'espressione, della difesa del sindacato e della contrattazione. In assenza di un salario minimo legale, che è l'elemento di equilibrio dentro il mercato del lavoro,
parlare, anche parlare soltanto di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese, guardate, è davvero una bestemmia. Grazie onorevole Mario. Onorevole D'Alessio. Sì, grazie Presidente. Solo per chiarire anche noi il senso del nostro voto contrario, in linea con quanto già espresso dal collega Scotto e degli altri colleghi, riteniamo un errore inserire le valutazioni su un principio delicato come quello della partecipazione all'interno della delega al Governo. Volevamo solo chiarire questo. Grazie. Grazie onorevole D'Alessio. Se nessun altro vuole intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.1004 Boschi più altri, con parere contrario Commissione e Governo e parere contrario dei relatori di minoranza. La votazione è aperta. Onorevole De Idda. Onorevole Caretta, prego, tranquillo. Perfetto. Onorevole De Idda ha votato, da qua non riesco, non deve votare, abbiamo risolto. Ok, nessun altro deve votare, votazione chiusa. Presenti e votanti 249, favorevoli 9, contrari 240, la Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.1005 Faraone più altro, pareri contrari Commissione e Governo e contrari relatori di minoranza. Prego onorevole Barzotti. Grazie Presidente, solo qualche parola per legarmi anche all'emendamento di prima, alla dichiarazione di voto. Sostanzialmente questo emendamento, che intende introdurre incentivi per la riduzione del rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche e il salario minimo aziendale, non ci vede contrari ma nel merito, ma riteniamo assolutamente non condivisibile il metodo. E dato che non riteniamo opportuna l'inserimento di una disposizione di questo tipo all'interno di questa delega, che noi contestiamo per tanti motivi che abbiamo già spiegato, sia per motivi formali che altrettanti motivi di merito nonché procedurali, e riteniamo assolutamente motivato il parere contrario in questo senso, ecco. E questo vale anche per l'emendamento di prima, che abbiamo votato con parere contrario. Grazie. Grazie onorevole Barzotti. Se nessun altro intende intervenire, prego onorevole Boschi. Grazie Presidente. I colleghi mi ispirano per illustrare l'emendamento a cui ancora una volta tutto il Parlamento, con l'eccezione del nostro partito, voterà contro. Poi ci si può nascondere dietro questioni di metodo. Il centrodestra stavolta non ha nemmeno l'alibi della copertura finanziaria, quindi è proprio una scelta deliberata. Con questo emendamento noi cercavamo di riportare un principio di cui tutti, quando poi vanno a parlare ai seminari e convegni, si riempiono la bocca, salvo che quando si tratta di votare una proposta in Parlamento si vota contro. Questo emendamento mira a introdurre un principio, cioè che ci vuole una proporzione tra le remunerazioni dei livelli più alti all'interno dell'azienda e il salario di base. La regola olivettiana, non ci siamo inventati nulla di nuovo. Una regola però di buon senso, e che cerca di evitare quelle che sono le eccessive sperequazioni, introducendo anche un principio ovviamente di gradualità, nessun obbligo, nessuna indicazione puntuale di percentuali, soglie, ma un principio che può essere accompagnato anche da incentivi volti a favorire questo meccanismo. Quindi non c'è rigidità delle somme, non c'è rigidità delle percentuali, ma un principio che dovrebbe essere di equità. Mi stupisce il voto contrario del centrodestra, ma anche del centrosinistra, del Movimento 5 Stelle, perché non è che lo strumento della delega possa di per sé giustificare il fatto di non introdurre un principio quando si condivide e quando si ha la possibilità finalmente di far passare una proposta che anche la collega del Movimento 5 Stelle ha detto non è lontana dalle loro idee. Grazie. Grazie onorevole Boschi. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.1005 Faraone più altro, con parere contrari Governo e Commissione e contrari i relatori di minoranza. La votazione è aperta. Onorevole Lazzarini. Votato. Di Bias, dove sta? Onorevole Di Bias.
Perfetto. Votazione chiusa. Presenti e votanti 247, favorevoli 8, contrari 239. La Camera respinge. Passiamo alla votazione dell'articolo 1. Pongo in votazione. Onorevole Guerra, prego. Presidente, posso? Vorrei. Prego, onorevole. Vorrei intervenire in dichiarazione di voto sull'articolo. Questo articolo praticamente è la somma di tutte le cose negative che sono state illustrate anche dai colleghi negli interventi precedenti e quindi la farò breve, nel senso che mi soffermerò su due aspetti. Il primo aspetto è questo. Nell'ipocrisia che governa l'introduzione di questa delega si fa riferimento all'articolo 36 della Costituzione. Ma evidentemente non si è letto concretamente l'articolo 36 della Costituzione, perché l'articolo 36 della Costituzione chiede che al lavoratore sia riconosciuta una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in grado da garantire a lui e alla sua famiglia, o a lei e alla sua famiglia, dignità e libertà. Quindi non si può poi, dopo aver enunciato, ricordato questo importantissimo articolo della nostra Costituzione, ridurre il problema dell'equa retribuzione al riconoscimento di un trattamento minimo definito nei contratti più applicati. Noi parliamo della nostra proposta di legge, la nostra, quella delle opposizioni, come la proposta che introduce il salario minimo. Ma vi è sfuggito un aspetto cruciale a voi che ci avete rimproverato durante questi 9 mesi di mettere in crisi la contrattazione, perché a vostro dire, a dire in particolare della Presidente del Consiglio che ce l'ha detto 28 volte sia direttamente che indirettamente, la nostra proposta avrebbe comportato la fuga dalla contrattazione collettiva e un appiattimento sul salario minimo. Non avete avuto neppure la decenza di leggerla e di capirla la nostra proposta. La nostra proposta ha il salario minimo come un elemento di salvaguardia, ma è costruita per garantire ai lavoratori e alle lavoratrici di qualsiasi settore, sia la ristorazione, sia la ceramica, sia la metalmeccanica, sia il turismo, la logistica, quello che vi pare, di qualsiasi settore, il trattamento economico complessivo riconosciuto per quel settore dal contratto siglato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Il che vuol dire che noi vogliamo dare davvero attuazione piena all'articolo 36 della Costituzione, che non riguarda il salario minimo, quello al di sotto del quale proprio c'è la non dignità, c'è la schiavitù, c'è lo sfruttamento, come diciamo da giorni e giorni. Vogliamo che la retribuzione sia equa nel senso pieno, riconosciuto dall'articolo 36. Voi questo piccolo particolare, nel scimmiottare, perché apparentemente scimmiottate il nostro emendamento, non l'avete messo a fuoco. E quindi l'unica cosa che vi preoccupa è la definizione di un salario minimo, però definito da una contrattazione fasulla. Quindi solo quello minimo e non quello proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e definito da una contrattazione fasulla. Effettivamente, come diceva il collega Mari, le parole della collega Tenerini sono state straordinariamente illuminanti. Illuminanti, penso che le metterò in quadro, le incornicerò. Qual è la differenza fondamentale, qualunque sia poi la declinazione che si fa nelle diverse proposte, dell'idea di contratti da prendere a riferimento? Cioè, noi facciamo riferimento ai contratti comparativamente più rappresentativi. Perché questo? Ma non perché ci interessa la CGIL. Probabilmente se facciamo un calcolo di rappresentanza, come adesso in questo Parlamento la rappresentanza è di Fratelli d'Italia, maggioritaria, e abbiamo votato con elezioni che credo fossero democratiche, per quanto con un esito che ovviamente non mi sta bene, può darsi che se si facesse una costruzione democratica della rappresentanza in ambito sindacale potrebbe risultare che il comparativamente più rappresentativo è la CGIL. Ci vedete qualcosa di male? Allora ci vedete anche qualcosa di male nel fatto che voi avete vinto le elezioni. I processi democratici sono processi democratici. Non è democratico individuare come guida un contratto che non è rappresentativo di una parte,
perché il contratto più applicato può essere semplicemente quello siglato con un sindacato non scelto dai lavoratori, ma scelto dal datore di lavoro. Questo è quello che c'è dietro, la bomba che avete messo in questa vostra terribile delega al governo. Scardinare l'idea appunto di rappresentanza e mettere quella invece di contratto maggiormente applicato, che poi adesso sono diventati i contratti maggiormente applicati, per paura che ci sia magari qualche mese, qualche tempo in cui ancora i contratti più applicati e quelli più rappresentativi magari coincidono, e quindi se ce ne sono due o tre è meglio. Quindi un concetto vaghissimo che però ha questa caratteristica: mentre dichiarate di volere combattere i contratti pirata, mentre dichiarate di volere rafforzare la contrattazione, concluda. Concludo, fate esattamente il contrario. Voi state sconfessando la possibilità dei lavoratori di farsi rappresentare dai propri sindacati, e questa è una cosa antidemocratica e di una gravità unica. Grazie onorevole Guerra. Onorevole Barzotti. Grazie Presidente, intervengo in qualità di relatrice in dichiarazione di voto sull'articolo 1 per dire un paio di cose, un paio di considerazioni che ci portano ovviamente a dare il voto contrario a questo articolo. Allora, molto si è già detto, però ci tenevo a precisare quanto segue. Innanzitutto che i motivi formali di questa delega che ci portano a voto contrario sono motivi che possiamo trovare anche attestati alla relazione del Comitato per la legislazione, che troviamo a pagina 4 di questo testo di legge come modificato, quindi della legge delega. Ci tengo perché in qualità di membro del Comitato per la legislazione abbiamo proprio fatto notare tutta una serie di problemi formali che minano il testo nella sua semplicità, nella sua organicità e di certo nella sua totale lacunosità. Questo è un primo punto fondamentale. Un secondo punto riguarda il discorso della contrattazione, perché mentre il governo dice che con questa delega si punta tutto sulla contrattazione, perché è la contrattazione che deve andare a risolvere i problemi tra i lavoratori e le imprese, in realtà non dà una ricetta convincente. E questo lo dico perché mentre nella direttiva sul salario minimo si dice sostanzialmente che i paesi europei non sono obbligati ad introdurre delle soglie salariali per legge nella misura in cui ci sia un'ampia copertura sindacale, di fatto, e quindi una copertura oltre il 90%, questa maggioranza ci ha continuato a dire che vi è effettivamente in Italia la copertura oltre il 90%, perché questi sono i dati forniti dal CNEL. Ma in realtà, Presidente, noi ci teniamo a far notare sommessamente che bisognerebbe andare ad analizzare questo dato del 90%. Perché? Perché innanzitutto tanti di questi contratti rappresenterebbero la copertura non sono stipulati da organizzazioni sindacali rappresentative, primo punto. Secondo punto, di fatto moltissimi contratti dei soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e non sono scaduti, quindi non sono stati rinnovati, e per cui evidentemente i salari sono rimasti bassi. Facevo l'esempio del contratto della vigilanza privata, che è stato appena rinnovato, ma di fatto non veniva rinnovato da 8 anni. E poi abbiamo diversi contratti sotto questa soglia dei 9 euro, per cui la copertura dell'oltre 90% di fatto è soltanto apparente, e questa maggioranza e questo governo si nascondono dietro questa cifra senza andare però a vedere che cosa c'è all'interno del vaso di Pandora. Porto ad esempio i dati INAP sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo sui salari minimi adeguati, quindi dati pubblici consultabili per chi avesse voglia di andare un pochino al di là del proprio naso e vedere che sono intanto tantissime le differenze territoriali, perché non in tutto il paese c'è la copertura, ferme restando
ascoltando le considerazioni che ho appena fatto. Ma poi andiamo a vedere anche qual è il tessuto produttivo e imprenditoriale del nostro paese, che è fatto per la maggior parte da piccole e medie imprese. Ebbene, Presidente, nei dati INAP noi vediamo che nelle imprese con meno di 5 dipendenti la copertura salariale della contrattazione è al 64,6%, quindi molto al di sotto di quello che continuate a venire a dire rispetto alla contrattazione. Ma non è tutto, sempre in questi dati ci viene detto che per esempio nell'ambito della ristorazione la copertura è al 76%, in sanità, istruzione e servizi sociali è pari al 67,3%, nelle isole e nel mezzogiorno 77,6%, quindi è evidente che non è così come la maggioranza ce la sta raccontando. Detto questo, aggiungo che di sicuro anche il discorso degli incrementi salariali sulle componenti accessorie, rectius, le gabbie salariali, è una ricetta vecchia e stravecchia che era stata effettivamente prevista dalla contrattazione sindacale, mentre oggi la maggioranza pretende di introdurle per legge nonostante millanti di voler valorizzare la contrattazione sindacale, ed è una ricetta che ha diviso questo paese, ha diviso i lavoratori del nord e i lavoratori del sud, e non è questo quello che dobbiamo fare come Stato e come legislatori, perché noi dobbiamo puntare alle pari opportunità e alla coesione sociale prima di tutto. Grazie. Grazie onorevole Barzotti. Onorevole Riccardo Ricciardi, prego. Grazie Presidente. Beh, io sto ascoltando questo dibattito e davvero il contributo che stanno dando tutti i colleghi è davvero importante, perché è un dibattito, è un tema che merita un dibattito, perché parliamo del lavoro in questo paese, la cosa con la quale tutti si sciacquano la bocca, ma poi nel momento in cui arriva un provvedimento per parlare veramente di lavoro accade quello che stiamo vedendo in queste ore, e il dibattito alla fine sarà, non esiste, abbiamo davanti un muro di gomme. A me fa sorridere sentire gli esponenti della maggioranza che si appellano ai regolamenti, ai precedenti, e vedete, io non sono d'accordo con chi ha definito questa cosa un atto di pirateria parlamentare, no? Per me questo è un atto di vigliaccheria parlamentare. Vi state comportando da vigliacchi e basta. Per cortesia. No, però. Onorevole, la lingua italiana. Si rivolga a me. Presidente, no, perché la lingua italiana, per definire un comportamento di chi non affronta un problema e scappa in maniera vile e da codardo, non è altro che un vigliacco. I pirati almeno affrontavano a viso aperto. No. Onorevole, la prego. Mi dispiace, ma questo state facendo. La prego, onorevole. Allora diciamo codardo, diciamo vile, non lo so. Questo è l'atteggiamento. Per cortesia. Ho già rappresentato al collega che non deve usare questi termini. Va bene, io non uso questi termini, voi continuate a usare questo atteggiamento. Questa è la differenza. Io non lo uso più questi termini. Allora, perché a voi interessa fondamentalmente, state ritrasformando questa Camera sostanzialmente. Prego, vedo il governo che si sta agitando, non capisco. State trasformando questa Camera in una Camera delle corporazioni, che oggi si chiamano lobby sostanzialmente. A voi interessano questo, interessano le corporazioni e le lobby, vi interessano quei piccoli grumi di potere che portano avanti il vostro consenso e basta, perché dov'è che si nascondono quei contratti pirata, in quegli appalti, in quei subappalti, in quelle situazioni dove si mescola il pubblico e il privato, dove si nascondono delle sacche di consenso locale dove voi vivete e dove voi sguazzate? E in cosa si attuano poi anche queste cose? In quella che è la vostra crociata, la guerra tra poveri. Io ricordo dei tweet, delle posizioni del vice premier Salvini in cui diceva: salario minimo subito
perché bisogna smetterla con questa gente che accetta i contratti da fame. Bisogna fare un salario minimo. E oggi invece? Ma perché? Perché vi serve questa situazione. A voi vi serve vedere persone che lavorano a 3 euro all'ora per alimentare la vostra guerra tra poveri che porta solamente consenso. E quando sento parlare questa destra che si spaccia come liberale a favore delle aziende, ma le aziende vere, le aziende sane, sono quelle che non si fanno concorrenza perché speculano sui salari, perché ci sono delle aziende che fanno, stanno sul mercato solamente pagando poco i salari, non innovando il proprio prodotto, non stando sul mercato. Quindi le aziende sane vogliono un salario minimo. Sono le aziende che a voi interessa appunto tutelare, che vogliono continuare con questa situazione, e davvero diventa quasi vergognoso sentire che proprio dal centrodestra si parli di contrattazione collettiva. Qui stiamo andando in un mondo del lavoro dove esiste una frammentarietà, dove chiaramente la contrattazione sindacale sarà sempre minore. Quello che è avvenuto e avviene in termini di innovazione tecnologica necessita un salario minimo, e voi invece semplicemente fate questa legge delega perché non avete il coraggio di dire a milioni di lavoratori: di voi non ce ne frega niente, noi votiamo contro di voi. Questo atteggiamento, per favore concluda, onorevole. Vedo dei gesti. Questo atteggiamento, per cortesia, no, collega, no, facciamo finire il collega Ricciardi, per cortesia. E ci rispaccerete ora i vostri problemi, le vostre, il vostro fumo negli occhi con quelle cose che date in pasto ai media e date in pasto ai giornali, alle televisioni, per non affrontare i veri problemi. E i veri problemi di chi? Sì, sì. È già stato detto in diversi, concluda, interventi, onorevole. Problemi soprattutto di donne e di giovani, per favore. Mamma mia. Di donne, guarda, se volete intervenire prendete la parola. No, onorevole, deve concludere, che... però deve concludere. Sento... per cortesia, deve concludere. Presidente, allora concludiamo, lasciamo sguazzare la maggioranza in queste urla e in queste cose indecenti di contestazione che davvero hanno poco a che fare col dibattito. Grazie, onorevole Ricciardi. Onorevole Mari. Onorevole Mari. Grazie, Presidente. Una cosa che ha caratterizzato tutto questo dibattito, ma dall'inizio, è l'uso delle stesse parole con significati diversi, roba da linguisti più che da politici, da studiosi di semiotica. Quella più abusata è la parola contrattazione. Ognuno la usa a piacimento suo, ci mette dentro quello che vuole. Io credo che non si può rafforzare la contrattazione indebolendo il sindacato e con i salari bassi. La contrattazione si sostiene rafforzando il sindacato e aumentando i salari anche per legge, guardate, perché la cosa di cui avete avuto paura, il sindacato è forte quando sono forti i lavoratori. E la situazione che viviamo, tra l'altro, rispetto alla paura di aumentare i salari per legge, è perché la situazione che viviamo, guardate, è tutta responsabilità della politica. Perché la difficoltà di contrattare salari adeguati è figlia dell'indebolimento dei lavoratori e di conseguenza il sindacato è debole, ma l'abbiamo indebolito anche noi, anche il legislatore ha indebolito il sindacato. La debolezza del sindacato è figlia delle scelte sbagliate della politica, perché la politica ha frammentato il lavoro, lo ha precarizzato, ha addirittura separato il lavoratore dall'impresa. Quindi oggi sarebbe compito della politica dare forza al lavoro e per questa via al sindacato. Non c'è nessuna intromissione, c'è l'esercizio di una funzione e, se volete,
di un risarcimento danni che sarebbe dovuto a quest'Aula del Parlamento nei confronti del sindacato, delle lavoratrici e dei lavoratori. Avete letto male, al contrario, la sentenza della Cassazione, vi invito a rileggerla. Qui voi sfidate oggi anche quella sentenza, perché sfidate la congiunzione tra il primo e il secondo comma dell'articolo 36, quelli in ogni caso che i costituenti avevano messo proprio perché non avevano introdotto il salario minimo. Il contenuto di questa delega è una sfida a quella sentenza e alla seconda parte dell'articolo 36 della Costituzione. Noi ci abbiamo provato con una proposta che vi ha fatto paura. Vi ha fatto paura perché era unitaria, perché apre un'altra prospettiva dello sviluppo economico e del sistema produttivo e perché è redistributiva. Per la prima volta dopo tanto tempo non si prendono i soldi dei lavoratori per darli ai lavoratori. In una sola proposta di legge abbiamo messo tutto il senso di una visione alternativa. Siamo stati proprio bravi e non ci fermiamo qui. Grazie onorevole Mari. Onorevole Caso, a titolo personale. Grazie Presidente, sì, a titolo personale, ma in realtà proprio per soddisfare una mia curiosità, per suo tramite ovviamente vorrei chiedere ai colleghi di maggioranza una semplice cosa, ma almeno un po', almeno giusto un pochettino, non vi vergognate, giusto un pochettino, non avete almeno un minimo di senso di colpa, perché quel che avete fatto in questo anno è prima buttare gente per strada togliendo il reddito di cittadinanza e ora con neanche tanto coraggio, con un po' di codardia, diciamolo, state dicendo che ci devono essere in questo paese dei lavoratori sfruttati. Questo state facendo ed è questo quello che state facendo neanche mettendoci la faccia. Grazie Presidente. Grazie onorevole Caso. Onorevole Iaria, a titolo personale. Presidente, alle scorse elezioni avete fatto un diabolico capolavoro comunicativo. Avete messo lavoratori che prendono 900 euro al mese di stipendio contro chi percepiva al passato 760 euro di reddito di cittadinanza. La guerra fra poveri, già citata dal mio collega Ricciardi. Ma adesso che i lavoratori poveri che vi hanno votato vogliono il salario minimo legale, voi cosa fate? Affossate questa legge. Secondo me siete proprio strani, ma io ho una teoria. Vi ricordate quando il ministro San Giuliano ha votato un libro senza leggerlo? Secondo me è successa la stessa cosa alle scorse elezioni. Molti italiani vi hanno votato ma non vi hanno letto bene. Stasera però vi stanno cominciando a leggere. E stasera non potete più nascondervi, non potrete più nascondere la vostra arroganza dietro questa vergognosa legge delega. Grazie onorevole Iaria. Onorevole deputata Morfino. Anch'io a titolo personale e intervengo sul merito e sul metodo dell'iter esaminato, perché questo gli italiani lo devono sapere. Vede Presidente, nonostante vi sia l'urgenza oggettiva di prevedere un salario minimo in questo Paese, a fronte dei livelli salariali molto bassi dei lavoratori, i gruppi di maggioranza hanno scelto di presentare una proposta emendativa che reca norme di delega incostituzionali che legittimano la diffusione di contratti di comodo graditi solo ai datori di lavoro. E questo è il merito. Andiamo al metodo. Sul metodo l'iter è stato caratterizzato da continui rinvii, da tentativi di dilazione, da teatrini vari, da una vergogna dopo l'altra, per arrivare al culmine proprio di questa presentazione proposta emendativa, che in realtà evidenzia come la maggioranza si sia appropriata di un tema delle opposizioni, perché è questa la verità, per poi stravolgerla attraverso le previsioni di una legge delega generica, vaga concluda. E campatenaria. Sì, concludo Presidente, dico solo questa parola, la maggioranza deve proprio vergognarsi. Grazie onorevole Morfino. Deputata D'Urso.
Grazie Presidente, io voterò convintamente contro questo articolo 1 riscritto dall'emendamento Rizzetto, perché vedete è un condensato del modo di pensare e di agire di questa maggioranza di governo, perché calpesta il Parlamento consegnando l'ennesima delega al governo, calpesta la dignità del lavoro perché strizza l'occhio ai contratti pirata invece di metterli al bando, calpesta le donne perché abbiamo letto da tanti studi che proprio le donne lavoratrici sarebbero la platea più tutelata dall'introduzione del salario minimo legale a 9 euro lordi l'ora. E infine calpesta il Sud, sì, perché l'introduzione delle gabbie salariali questo fa, perché a parità di mansioni, a parità di tempo lavorato, chi vive al Nord verrà retribuito più di chi vive al Sud e questo provocherà un ulteriore impoverimento del Sud, non solo economico ma anche demografico, perché spingerà ancora i nostri giovani del Sud a trasferirsi al Nord. Questo provvedimento che arriva così non è più per i lavoratori e le lavoratrici, è contro i lavoratori, contro le lavoratrici, contro i giovani e contro le donne. Vergogna! Grazie onorevole D'Orso. Onorevole Grimaldi, sempre a titolo personale, onorevole Grimaldi. Giusto il tempo allora di due domande. Ma secondo voi è libera e dignitosa la vita di un vigilante che lavora 20 ore al giorno per 5,37 euro l'ora, con 80 ore di straordinari per arrivare a un salario di 1.300 euro. È libera e dignitosa la vita di una lavoratrice delle pulizie che prende una paga di 600 euro al mese a fronte di 180 ore lavorate? Ecco, vedete, la salvezza sì è nella contrattazione ed è scritta nella sentenza della Cassazione del 2 ottobre. La contrattazione collettiva non può tradursi in fattore di compressione del giusto livello di salario e di dumping salariale. Un'ultima parola. State facendo un salario minimo illegale. Il vostro è sfruttamento di Stato e lo state mettendo nero su bianco contro tutte queste lavoratori e lavoratrici. Grazie onorevole Grimaldi. Onorevole Pellegrini, sempre a titolo personale. Grazie Presidente. La PDL, questa proposta di legge presentata dalle opposizioni e massacrata da questa maggioranza, costituiva l'attuazione dell'articolo 36 della nostra Costituzione, che prevede che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Noi avevamo individuato in 9 euro lordi l'ora il limite al di sotto della quale non ci può essere una vita libera e dignitosa e l'avevamo fatto, diciamo, tenendo conto di alcune direttive europee, l'ultima quella del 19 ottobre del 2022. E invece questa maggioranza non è d'accordo, concludo Presidente, il che è legittimo, ma ha utilizzato una furbata, una vigliaccata per svuotare questa legge, perché non hanno nemmeno il coraggio di votare contro questa proposta di legge. Grazie. E quindi politicamente qualcuno prima di me l'ha definita un atto di pirateria politica, io la definisco come un atto di tirannia politica. Grazie. Grazie onorevole Pellegrini. Deputata Pavanelli. Onorevole Pavanelli, sempre a titolo personale, onorevole Pavanelli. Sì, grazie Presidente, a titolo personale. Oggi questa maggioranza ha preso una decisione per tutti quei giovani che non sapevano, non erano sicuri se rimanere in Italia o andare via. Io credo che oggi avete deciso che devono andare via, andare a trovare lidi più felici dove il loro lavoro viene riconosciuto, dove il merito viene riconosciuto, dove un salario dignitoso viene riconosciuto. Oggi avete dato uno schiaffo in faccia a questi giovani, a tutti i lavoratori, ma anche alla Corte Costituzionale che solo poco più di un mese fa ha deliberato una sentenza molto importante dove dice che il salario minimo dovrebbe rientrare nella nostra Costituzione all'articolo 36. Forse qualcuno dovrebbe
rileggere alcuni passaggi, ma l'articolo 36 della nostra Carta Costituzionale, onorevole, deve concludere. Chiudo, Presidente, parla di libertà e di dignità dei lavoratori. Grazie. Grazie, onorevole Pavanelli. Onorevole Gubitosa. Titolo personale, ovviamente. Presidente, io tramite lei vorrei dire agli esponenti del governo che con questo modo di affossare una legge delle opposizioni, del Movimento 5 Stelle, questo governo sta tradendo anche la classica narrativa che la destra e il centrodestra sono a favore delle imprese. Perché io quello che voglio dire è se questo governo sente anche il grido di allarme e di disperazione di quegli imprenditori invece onesti che applicano i contratti nazionali e che, non pagando ovviamente gli imprenditori onesti 3-4 euro lordi all'ora, come fanno queste, io non li vorrei nemmeno chiamare imprenditori, che firmano questi contratti con questi sindacati farlocchi, ovviamente subiscono gli imprenditori onesti una concorrenza sleale da queste aziende che mettono in crisi ovviamente le attività serie. Quindi ecco, siete stati capaci, oltre che in questa legge di bilancio avete dato zero alle imprese, affossando la nostra legge, di tradire anche gli imprenditori onesti. Grazie onorevole Gubitosa. Onorevole Quartini. Sì, grazie Presidente. A titolo personale, noi sappiamo che di 5 milioni e 600 mila poveri censiti dalla Caritas, il 50% di loro sono lavoratori poveri. Lavorano, sono occupati e sono poveri. Hanno delle preoccupazioni importanti per i figli, hanno preoccupazioni importanti per pagare l'affitto, per pagare le bollette, per la spesa alimentare, per la salute, rinunciano alle cure, hanno difficoltà ad immaginarsi il futuro. La parola che usano di più, il verbo che usano di più è sopravvivere, perché non riescono a vivere, non riescono a rappresentarsi, hanno una preoccupazione, non hanno speranza per il futuro. Non approvare una legge sul salario minimo vuol dire rubare il futuro a un'intera generazione, vuol dire impoverire ancora di più questo paese, vuol dire non promuovere una guerra tra poveri ma fare guerra ai poveri. È una cosa inaccettabile, è una vergogna per un paese come questo che ha la più bella Costituzione del mondo e concluda, che prevede che ci sia dignità sul lavoro. Grazie onorevole Quartini. Deputata Orrico. Intervengo anch'io a titolo personale. Quest'oggi insieme al Presidente Conte abbiamo incontrato e ascoltato per circa 3 ore i lavoratori dello spettacolo, i professionisti dello spettacolo, che ci hanno detto che ben 22 contratti di quelli che sottoscrivono in questa categoria propongono una retribuzione al di sotto dei 5 euro lordi allora. E allora per un governo che si riempie la bocca della cultura di destra, che poi diventa solo cultura per la propaganda, qual è la risposta che diamo ai professionisti della cultura, ai professionisti dello spettacolo? Di essere sottopagati, di essere sfruttati. E allora, Presidente, io credo che molti di noi, molti della mia generazione che vedo in quest'aula, abbiamo tutti affrontato un percorso di precariato, di proposte di lavoro al di sotto del minimo sindacale. Io quelle proposte non le ho dimenticate, non ho dimenticato di essere stata una precaria, non ho dimenticato le proposte di lavoro addirittura in nero. E voi che oggi siete parlamentari, quelle proposte le avete dimenticate dalla vostra comoda poltrona. Non le dimenticate, perché le generazioni future non vi perdoneranno. Grazie onorevole Enrico. Se non c'è qualcuno che vuole intervenire, pongo in votazione l'articolo 1, la votazione è aperta. Votato, perfetto.
Grazie. Billy, onorevole Billy, prego, l'ho vista. Votato, perfetto. Qualcun altro? No. Votazione chiusa. Presenti 238, favorevoli 144, contrari 91. La Camera approva. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'unico emendamento 2.1000 ad esso riferito. Poiché tale emendamento è integralmente soppressivo dell'articolo 2 ai sensi dell'articolo 87,2 del regolamento, porrò in votazione il mantenimento dell'articolo. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore di maggioranza, i relatori di minoranza e il rappresentante del governo ad esprimere il parere sull'emendamento 2.1000. Ricordo che il parere del relatore di maggioranza e del governo è contrario alla soppressione dell'articolo. No, chiedo scusa, mi sono confuso. Prego. No, non lo dà. Presidente, 2.0.1000. 2.1000. Pagina 10, fascicolo. Da questo no, non ci risulta dato. Sul 2 non ci risulta dato. Allora, Presidente, 2.1000, invito al ritiro, parere contrario. Okay. Governo? Forma il relatore. Onorevole Mari. Il nostro è favorevole. Grazie. Parere favorevole. Onorevole D'Alessio. Favorevole. Ok, grazie. Onorevole Barzotti. Onorevole Scotto. Favorevole. Ok. Ricordo che il parere del relatore di maggioranza e del governo è contrario alla soppressione dell'articolo 2 e che chi intende sopprimerlo deve votare contro il mantenimento. Chi invece intende mantenerlo deve votare a favore. Passiamo dunque ai voti. Chiede di intervenire? No, no. Sì, sì, no, sto chiedendo chi chiede di intervenire. Orlando, onorevole Orlando, e non ho visto la mano, onorevole Orlando. Onorevole Orlando, ragazzi. Sì, signor Presidente. Io sono abbastanza convinto di quello che hanno sostenuto alcuni colleghi, cioè che le contraddizioni che si stanno determinando del Paese siano più forti dei vostri sotterfugi e persino della nostra indignazione. Per questo sono convinto che la cosa migliore da fare è provare a richiamare alcuni numeri che danno una luce abbastanza oggettiva sul tema sul quale stiamo discutendo. Quadri e impiegati agricoli, 8,2 euro. Dipendenti impresi delle pulizie, disinfezione, derattizzazione e sanificazione, 8,1 euro. Addetti industria e della calzatura, 7,9 euro. Settori privati dell'industria armatoriale, 7,1 euro. Operai agricoli e florovivaisti, 7 euro. Questi sono i contratti sia comparativamente maggiormente rappresentativi, sia quelli più diffusi. Quindi qualunque parametro verrà utilizzato in futuro, questi lavoratori non vedranno modificarsi la loro condizione nei prossimi anni. E mi sbaglierò, ma rispetto a questi lavoratori è abbastanza irrilevante la polemica che è stata sollevata riguardo al perché dei contratti siano stati siglati a questo livello, con una certa contraddizione. Da un lato si diceva viva la contrattazione e dall'altro si attaccava il sindacato perché aveva firmato dei contratti a questo livello. È chiaro che il sindacato in questi anni si è indebolito, è del tutto evidente che comunque questa ricostruzione storica a questi lavoratori dice poco. Così come dice molto poco
La polemica che ho visto spesso utilizzare rispetto al siccome non l'avete fatto voi, non lo facciamo neanche noi. Perché se anche si riesce a dimostrare che è stato fatto un errore in precedenza, non si giustifica l'errore che si sta compiendo oggi. E da questo punto di vista io vorrei sommessamente richiamarvi al fatto che l'errore che si sta compiendo non si sta compiendo in un momento qualsiasi. In questo momento noi stiamo assistendo ad un fatto che credo sia un po' sfuggito ai colleghi della maggioranza e al governo. Nonostante le ingegnose iniziative del ministro Urso, il carrello tricolore, il cartello tricolore, l'aumento dei costi dei generi di più larga diffusione è in 2 anni del 23%. Siccome uno che guadagna 700-800 euro credo non abbia molte più risorse oltre la spesa, questo significa così a spannometria che un lavoratore che si colloca in questa fascia di reddito ha perso 2,5-3 mensilità l'anno. Voi, non affrontando questo tema, state producendo povertà assoluta, ma rispetto a questo appunto, voi avete spesso detto vabbè, ma è un problema generale della nazione, passerà questo momento e risorgeremo più grandi che prima. Le cose non sembrano andare così, perché mentre queste persone hanno perso 2-3 mensilità al mese, le banche hanno chiuso con un aumento dei profitti quest'anno del 70%, nella trimestrale 16 miliardi di utili, alla fine dell'anno saranno più di 50 miliardi di utili. Un solo operatore della logistica quest'anno nel nostro paese ha realizzato 36 miliardi di utili. Non sembra che questo destino condizioni neppure i manager. L'amministratore delegato di Stellantis quest'anno ha avuto un assegno di 23 milioni di euro. Si dirà ma è un gruppo privato e anche se con qualche aiutino pubblico non è questione nostra. L'amministratore delegato di Eni, che è una sorta, secondo la stampa, di ministro ombra degli esteri, ha avuto quest'anno un compenso di 9,75 milioni di euro. Ancora due numeri per dare il quadro di ciò che avviene se non si interviene. Nel 2009 in Italia andavano via 50.000 persone, quest'anno sono andate via 158.000 persone a cercare dei salari migliori in altri paesi. Nelle province di Varese e di Como abbiamo raggiunto il record storico di frontalieri. Non credo che se ne vadano oltre frontiera a lavorare per esotismo. Onorevole, concludo. Lo fanno perché i salari sono inaccettabilmente bassi. Allora io voglio dire una cosa molto semplice. Non sono d'accordo col collega Ricciardi. Qui, rispetto all'ambizione, siamo anche un passo indietro rispetto al corporativismo, perché il corporativismo almeno si poneva il tema di provare a limitare le distanze. Voi state facendo in modo tale che le oligarchie diventino sempre più irraggiungibili. Avete sbloccato l'ascensore sociale, ma soltanto verso il basso. Grazie onorevole Orlando. Onorevole Donno. Grazie Presidente. Ma tramite lei mi rivolgo a questa maggioranza senza coraggio e senza vergogna che prova, Presidente, a nascondersi in ogni modo, provano i colleghi della maggioranza, ma è chiaro a tutti ormai l'intento di questa maggioranza. A voi non interessano i lavoratori, non avete alcuna intenzione di tutelarli, non vi importa che ci siano persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese, non vi importa che ci siano madri, padri che lavorano senza ricevere una paga dignitosa, a volte veramente una miseria, 3, 4, 5 euro lordi l'ora. Non vi interessa che ci siano giovani lavoratrici e lavoratori sfruttati che non vedono opportunità di crescita in questo paese e sono costretti ad abbandonarlo. A voi non interessa del futuro di milioni di lavoratrici e di lavoratori che stanno solamente chiedendo aiuto.
E questo, Presidente, è il centrodestra al governo, questo siete voi. E allora, Presidente, noi invece con questi lavoratori, con queste lavoratrici ci parliamo sempre, quotidianamente, e con la proposta di legge sul salario minimo potevamo aiutarli concretamente. E a questi lavoratori invece oggi, votando contro questa maggioranza al salario minimo, hanno tolto ogni speranza. Non solo hanno tradito gli italiani, coloro che si definivano patrioti, Presidente, in campagna elettorale, li stanno anche umiliando gli italiani. Ma noi avevamo già capito da tempo il loro modo di prendere tempo, di buttare la palla in tribuna, con prima affidandosi al CNEL che aveva presentato un suo documento in cui diceva no al salario minimo, indicando nel rafforzamento della contrattazione collettiva la via maestra da seguire. Pensate un po', un modo praticamente di buttare nuovamente la palla in tribuna e una presa in giro per questi milioni di lavoratori poveri. La verità è una, che cambiate idea a seconda di quello che più vi conviene, cari colleghi della maggioranza. E il Presidente, a dimostrazione di questo, io voglio ricordare che l'attuale Presidente della Commissione Lavoro, Rizzetto, tanti anni fa, quando faceva parte del Movimento 5 Stelle, firmò, sottoscrisse una proposta di legge per introdurre un salario minimo, poi uscì dal Movimento 5 Stelle e dopo un po' di anni con Fratelli d'Italia nel 2019 ha presentato una proposta di legge, pensate un po', per introdurre un salario minimo nazionale. E in questa proposta di legge il Presidente Rizzetto diceva, cito testualmente, Presidente, riconoscere un salario minimo è un provvedimento necessario per sostenere i lavoratori più marginali e riconoscere il lavoro come strumento di dignità, in coerenza con i fondamentali principi della Repubblica. E ancora, Presidente, l'assenza di una retribuzione minima su base nazionale nel tempo ha contribuito all'aumento delle disuguaglianze e a discriminare le categorie di lavoratori che non sono tutelate dai contratti collettivi nazionali. Bene, collega Rizzetto, oggi lei viene qui a presentare un emendamento per cancellare di fatto la nostra proposta di legge sul salario minimo e per dare tutto in mano al governo, praticamente, ed è questa la verità, per garantirsi qualche mese di campagna elettorale in vista delle elezioni europee. Allora, caro Presidente Rizzetto, visto che queste sue giravolte non le pagherà di certo lei seduto comodamente in quest'Aula, ma lo sta facendo sulla pelle di milioni di lavoratrici e di lavoratori, io le dico, collega Rizzetto, che lei non conosce la vergogna insieme a tutti i suoi colleghi di maggioranza. Per cortesia, si rivolga sempre a me, la prego. Certo, Presidente, tramite lei, Presidente, comunico alla maggioranza che ovviamente non basteranno questi tentativi di spostare l'attenzione su altri argomenti per cancellare questo ennesimo schiaffo dato a milioni di lavoratori. Un governo che vota contro il salario minimo è un governo vergognoso che vuole i cittadini succubi e un paese in ginocchio. È una destra che preferisce stare dalla parte dei poteri forti, quelli che dall'opposizione dicevano di voler combattere e che invece ora coccolano, Presidente. Vado alla conclusione. State scrivendo, cari colleghi della maggioranza, una pagina buia e vergognosa sulla storia di questa Repubblica e di questo Paese e noi non vi permetteremo di scriverla con il nostro nome, con la nostra complicità. Certamente non abbiamo intenzione di fermarci e continueremo questa battaglia dentro, ma soprattutto fuori dal Parlamento, perché soprattutto i vostri elettori sono dalla nostra parte, vogliono un salario minimo e ve lo dimostreranno. Onorevole, concluda. Noi, Presidente, concludo, certamente andremo tra la gente per comunicare il tradimento del centrodestra nei confronti di 4 milioni di lavoratori poveri. Grazie. Vergognatevi. Grazie onorevole Donno, grazie. È iscritto a parlare a titolo personale l'onorevole Traversi. Grazie Presidente. Partivamo dall'articolo della Costituzione che sancisce chiaramente come il lavoro debba essere proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro, la retribuzione del lavoro. Questo è un concetto che parla di qualità e quantità. Assicurare al lavoratore e alla sua famiglia quindi una esistenza libera e dignitosa. Sono altre due parole secondo me molto importanti dalle quali partire. Partiamo da queste per arrivare
diciamo, ai tempi moderni, però passando anche dall'inciso che si parla anche di ferie, retribuite, riposo, quindi concetti che sono molto importanti, che chiudono il quadro di una persona che del lavoro deve trovare dignità. Adesso invece troviamo una situazione pazzesca, nel nostro salone ovattato del Parlamento abbiamo un rimbalzo di questa norma che una volta che si è letto sui giornali che poteva interessare agli italiani, hanno iniziato a nascondere, hanno passato la palla a CNEL, poi l'hanno passata alla Commissione, ora la delega al Governo, chissà dove andrà a finire. Concluda. Per il resto non resta nulla, resta un paese in difficoltà, dei contratti pirati, pochi euro per la dignità per il lavoro. Quindi la ricetta di questo governo diventa quindi concluda. Più schiavi e togliendo il reddito di cittadinanza anche praticamente zero dignità. Grazie. Grazie. Onorevole Marianna Ricciardi, a titolo personale sempre. Grazie Presidente. Colleghi e colleghi della maggioranza, io vorrei farvi una domanda. Ma se fosse vostro figlio guadagnare 4 euro lordi l'ora, cosa fareste? Cosa fareste sapendo che ha difficoltà ad arrivare a fine mese, che non riesce a pagare le bollette, che non riesce a concedere ai vostri nipoti nemmeno una domenica fuori a pranzo una volta tanto? Direste che si deve arrangiare, direste che deve fare sacrifici? Non penso proprio. Ecco, colleghi e colleghi, io voglio portare la voce di altri giovani, dei figli degli operai, di quelle persone che sono nate disuguali alla partenza, di tutti quei giovani a cui promettete mari e monti e che sono costretti a dover andare fuori dall'Italia, qui dite che devono far figli, ma come devono far figli qui in Italia con delle paghe da fame? Non riescono ad arrivare alla fine del mese, ma come possono pensare di progettare un futuro? Quindi, colleghi e colleghi, io concludo con la domanda con cui ho iniziato. Cosa fareste se fosse vostro figlio a guadagnare 4 euro lordi l'ora? Assumetevi la responsabilità di dire ai giovani che non siete dalla loro parte e assumetevi la responsabilità di dire ai lavoratori che non siete dalla loro parte. Grazie onorevole Ricciardi. Onorevole Santillo, a titolo personale. Grazie Presidente, perché anche io intendo stasera rilanciare la denuncia in quest'Aula da parte di chi con molta ipocrisia, con commedia, con farsa non ha fatto nient'altro che trattare come carta straccia un documento, una proposta di legge che finalmente avrebbe tutelato i lavoratori più deboli. E la cosa drammatica è che è chiara la vostra politica qual è, cioè voi rinunciate ad inserire un tetto minimo per proteggere i lavoratori più fragili, però poi quando c'è da sfondare il tetto massimo per pagare i compensi ai manager del Ponte sullo Stretto siete bravissimi. E allora davanti alle vostre facce oggi ci dovrebbero essere i volti degli schiavi lavoratori, dei cantieri edili, della vigilanza privata, delle cooperative. Guardate in faccia a quelle persone, vergognatevi. Grazie onorevole Santillo. Onorevole Lovecchio, a titolo personale. Grazie Presidente. Si parla sempre della fuga dall'Italia dei nostri giovani. Ma perché vanno via? Vanno via perché all'estero anche coloro che vanno a fare i lavori più umili vengono pagati con una paga dignitosa e riescono a pagare un mutuo e creare una famiglia. Invece voi pensate che chi fa i lavori più umili non debba ricevere una retribuzione all'altezza del lavoro che svolge. Beh, non esistono lavori umili, esistono persone che hanno una dignità, quella dignità che andrebbe garantita a tutti coloro che ogni mattina si alzano ed aiutano a far crescere il PIL e la ricchezza del nostro Paese. Grazie. Grazie onorevole Lovecchio. Se nessun altro vuole intervenire, pongo in votazione. Onorevole Mari, ma a titolo personale ovviamente. Ce l'ha come relatore di minoranza. Ah, come relatore di minoranza, prego. Grazie Presidente. Io mi permetto di dire una cosa, da un po' siamo un po' alla fine di questa giornata, ma credo che abbiate fatto anche una cosa rischiosa, onestamente. C'è stato un po' di azzardo, un po' di esagerazione, anche comprendendo, diciamo così, che andava negata la proposta delle opposizioni, quell'impostazione. Però voi avete fatto una cosa molto particolare. Avete trasformato una proposta di legge che unisce in una
delega e quindi una proposta che divide. Voi, guardate, potevate anche, per esempio, potevate dire che bisogna ridurre le forme contrattuali in questo paese, era di buon senso. Potevate dire che tutti quelli che fanno lo stesso lavoro devono avere la stessa retribuzione, affermazione un po' di principio, diciamo così. Potevate dire che le donne devono avere le stesse retribuzioni degli uomini a parità di mansioni, e poi si vede. Invece fate una cosa terribilmente divisiva. Mettete i sindacati rappresentativi contro i sindacati privati, mettete i lavoratori dei settori produttivi più forti contro quelli dei settori produttivi più deboli, mettete i lavoratori del nord contro quelli del sud, quelli che hanno la contrattazione di secondo livello contro quelli che non ce l'hanno. Un'operazione tutta divisiva. Ma guardate, voi correte davvero un rischio. Veramente non si governa così. Scusate se mi permetto, non è un consiglio non richiesto. Ma è un modo di governare un paese da parte di una maggioranza politica che non solo è disastroso, ma è anche un azzardo vero rispetto al futuro di questo paese. Questa era, diciamo così, la sintesi di tutta questa vicenda, è che voi avete risposto a una proposta che unisce il paese, le lavoratrici e i lavoratori, con una proposta che il paese lo divide. Grazie onorevole Mari. Se nessun altro vuole intervenire, onorevole Lomuti. A titolo personale, ovviamente. A titolo personale, sì, grazie Presidente. Beh, nonostante la farsa, mi sento di ringraziare il centrodestra per averci dato almeno la possibilità di sbugiardarli pubblicamente davanti a tutti gli italiani, perché siamo di fronte all'ennesimo atto di codardia del governo Meloni. Vede Presidente, però c'è una tristezza dovuta al fatto che mentre noi qui stiamo a legiferare con sentimento, direi così, là fuori ci stanno guardando milioni di cittadini che si spezzano la schiena e che non riescono ad arrivare nemmeno a fine mese. La domanda che ci dobbiamo porre, cari colleghi, è: ma questa maggioranza, questo governo di centrodestra, è nelle condizioni di affossare questa legge attraverso una legge delega? Vedete Presidente, qui tra l'altro si può delegare su tutto, ma tranne il coraggio non si può delegare. Io credo che non si è comunque nella condizione di affossare questa legge, perché vede Presidente, per affossare, per legiferare, per dire qualcosa, per dire la propria su questo tipo di testo normativo, bisogna provare qualcosa che queste persone non provano, che è l'angoscia di chi per esempio a Natale non riesce a nascondere il proprio malessere perché è sotto ricatto da parte di altri sfruttatori. Grazie Presidente, vorrei aggiungere soltanto una cosa, che forse non è un atto di codardia, perché per fare una roba del genere ci vuole veramente tanto coraggio. Grazie Presidente. Grazie onorevole Lomuti. Se dunque nessun altro intende intervenire, ricordo, passiamo ai voti, ma ricordo che il parere del relatore di maggioranza e del governo è contrario alla soppressione dell'articolo 2 e che chi intende sopprimerlo deve votare contro il mantenimento. Chi invece intende mantenerlo deve votare a favore. La votazione è aperta. Votato tutti, mi sembra. Onorevole Caso, votato. Votazione chiusa. Presenti 239, favorevoli 144, contrari 88, la Camera approva. Prima di passare oltre, avverto che il gruppo Partito Democratico ha esaurito i tempi previsti dal contingentamento. Essendone stata fatta richiesta, la Presidenza concederà a tale gruppo un tempo aggiuntivo pari ad un terzo rispetto al tempo originariamente assegnato al gruppo medesimo dal contingentamento. Chiediamo adesso il parere sull'aggiuntivo 2.0501. Commissione, onorevole Schifone. Favorevole. Onorevole Durigon. Conforme al relatore. Scusi, governo, volevo dire conforme. Mari. D'Alessio. Contrario. Barzotti. Contrario. Scotto. Contrario. Pongo in votazione.
abbiamo anche il parere su questo. Ah, ok, allora chiedo anche il parere sull'emendamento 2.01000. Tenerini. Favorevole. Governo. Mari. D'Alessio. Contrario. Barzotti. Contrario. Scotto. Contro. Perfetto. Passiamo alla votazione dell'emendamento aggiuntivo 2.0501, condizione della Commissione Bilancio, parere favorevole Commissione e Governo, parere contrario relatori di minoranza, la votazione è aperta. Hanno votato tutti, votazione chiusa. Presenti 236, favorevoli 143, contrari 90. La Camera approva. Avverto che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.0501 della Commissione Bilancio, l'articolo aggiuntivo Tenerini 2.01000 risulta assorbito e pertanto non sarà posto in votazione. Passiamo adesso agli ordini del giorno. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, senatore Claudio Durigon, a esprimere il parere. Numero 1, Giaccone, parere? Favorevole. Numero 2, Nisini, parere? Favorevole. Grazie, governo. Onorevole Giaccone, insiste per la votazione? Perfetto, l'abbiamo acquisito. Onorevole Nisini? Perfetto. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento, che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9.30 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e la votazione finale. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 6 dicembre 2023, ore 9.30 al termine del punto 6. Seguito della discussione della proposta di legge recante deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione. Seguito della discussione del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy. Seguito della discussione del disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea, legge di delegazione europea 2022-2023. Seguito della discussione della proposta di legge recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agroalimentari. Ore 15, svolgimento di interrogazione a risposta immediata. Ore 16:15, informativa urgente del Governo sulle iniziative del Ministero della Difesa in merito alla crisi in Medio Oriente, con particolare riferimento alla presenza di assetti navali nella zona e all'invio di aiuti umanitari. Al termine delle votazioni, discussione generale del disegno di legge recante disciplina della professione di guida turistica. La seduta è tolta.